E ci siamo. Beppe, buonasera. Okay. Buonasera. Com'è? Buonasera a tutti. Tutto a posto? Tutto a posto, tu? Ma ti dirò. No, una merda. Dunque, partiamo con questo nuovo anteprima Panini numero 380. Vediamo se questo mese riusciamo a stare un po' più calmi. Anzi, questo mese sarebbe proprio il caso di prenderla e bruciarla, sta anteprima di merda. Non importa, qua partiamo con i peggiori studenti, i migliori combattenti, che siamo già caldi. È uscito sta settimana sta roba qua. Ma sai che ho letto? C'è il blind pack, la variant. Ho visto su un gruppo Facebook, ho visto un cristiano che ne ha ordinate 100. Ha ordinato 100 blind pack di sta merda. Perché c'è una variant che è ultra limitata. Poi arriveremo quando si parlerà di Miles Morales più avanti nel video. Ma c'è una roba con variant limitate. E niente, quindi uno vuole farsi ovviamente la più limitata. Ho capito, che ma raga, ma capisci? Dell'otto è un discorso, ma Windbreaker? Non lo so chi la fa, sincero non mi sono informato perché non mi interessa neanche prenderlo, però... Vabbè, buona fortuna poi al cristiano che si dovrà rivendere 100 blind pack aperti. Va bene, proseguiamo. Intanto qua c'è mia sorella, quella con il segreto che abbiamo già stabilito essere... Sì. Abbiamo già detto, ve lo potete recuperare andando nei video indietro. Qual è il segreto che Beppe ha ipotizzato per questa... Per questa cristiana, sì. Speedrunniamo come al solito il sommario. Questo mese su anteprima è andata così, tanto è tutta roba che vedremo dopo più nel dettaglio. Abbiamo qua un paio di action figure, ma non ti stai casando qua con la statua di Batman di The Flash a 237 euro? No, in realtà grazie, anche perché di questa versione qua c'ho Hot Toys, quindi va bene così. Capito, cioè, senti come flex. Bruce Wayne, c'ha Hot Toys Bruce Wayne. Tra l'altro a soli 237 euro. Sì, è regalata, ragazzi. Certo, come i Blu-ray a 10 euro, prendi anteprima c'è il Blu-ray a 10 euro, più o meno, stessa cosa, no? Peccata. Stessa cosa. Va bene. Allora, partendo con DC Comics, abbiamo un nuovo evento DC, Batman vs. Robin, Lazarus Planet, numero 1, disponibile anche in edizione Variant. In uscita il 15 giugno, sono 5 euro di spillato contro i 7 euro di Variant, che sembra anche carina. Che la Variant sembra veramente bella, Cioè, io ho visto la Variant, ho detto, vabbè, ma la Variant è bellissima. È proprio bellina. Cioè, a me piace, io quando l'ho vista... ho detto vabbè raga, ma qua non ha neanche avuto il minimo tentennamento a dire ordiniamo entrambi, chiaro. Più bella la varia, chiaro. E dai, ci sta, la ficchiamo. Ma si sa secondo te più o meno quanto può durare sta roba, oltre che ovviamente sappiamo già che uscirà poi il volume, però allora sicuramente uscirà il volume. E va bene. Si dice qua, no? Che si ricollega a Batman Superman i migliori del mondo e Shadow War. Ok, Shadow War l'ho letta. E va bene. Perché era il detto evento conclusosi tipo un numero fa, due numeri fa. Batman e Superman i migliori del mondo in realtà non l'avevo letta, ma tanto ci sarà il trafiletto iniziale all'inizio del... Batman e Superman i campioni del mondo. I campioni del mondo. E quindi, boh, ti dico la verità, non so bene... Shadow War l'ho letta, non so bene dove si devono collegare. Vedo in copertina Alfred, non posso fare altri spoiler per chi è rimasto indietro su Batman. Vabbè, volevo solo capire se avevi una vaga impressione di quanti numeri potevano essere. Allora, quando l'ho visto per la prima volta, ho detto vabbè, nuovo evento, addirittura qua parla di nuovo evento DC, comincia qui, ma bisogna finire ancora, cioè ho ritirato oggi il numero 4 di Crisi Oscura sulle Terre Infinite. Esatto, però la crisi, può essere anche questa parte. Però è grossa. Però vabbè, comunque vedremo. Si ricollega a Shadow War, che io ho letto, che è stato bella, è stato un bel evento. E quindi vediamo perché si scannano padre e figlio. Adesso vediamo. Dai, sembra interessante, ci pisciamo. Quindi sono praticamente 12 euro a testa. Diamo... avanti con Crisi Oscura sulle Terre Infinite numero 6 e ovviamente anche qua abbiamo la Variant, quindi la Variant qua è più bella di quella che ho ritirato oggi. Sì, sembra carina con tutte le terre.
Esatto, con tutte le terre. 22 giugno spillato da 6 euro contro 8 euro di variant. Che dice? Alla fine ti sta... Ovviamente è ritirata oggi, ma non l'hai ancora letto il nuovo numero. No, non l'ho ancora letto. L'ho sistemata nel mio comodino, perché ho un cassetto del comodino vuoto, il primo, dove ci metto le letture che devo fare. Quindi la sera la apro, lo leggo, poi lo rimetto momentaneamente lì e poi lo sistemo. C'è una roba malata per la luce del sole, quindi penso... No, vabbè, ci sta adesso. Cioè, le letture le tengo qui su sto comodino, fondamentalmente, boh. Man mano che leggo, poi tolgo dal comodino e metto poi a posto. E boh, niente, quindi devo ancora leggere il numero 4. Per il momento mi stava piacendo, quindi boh. Chissà, qua siamo già al numero 6, ora non mi ricordo quanti numeri totali erano. Però penso che arrivati qua non penso manca... Non voglio leggere il tafiletto, se non ti fai spoiler. Ma guarda, io in realtà ho già letto un pezzo e sto capendo un cazzo, perché qua c'è uno che ha rivelato la vera natura dei cazzi suoi, l'altro che non si sa che fine farà, e boh. Sì, ok, perfetto. E io purtroppo mi spiace, non ho un cazzo da dire, perché finché non la leggo non ho un cazzo da dire, ma è abbastanza andata così, però finora ti sta piacendo e questo... Dico, dalla copertina qua che vedo, questo Superman qua con la righetta bianca dietro le orecchie fa presumere delle robe che non voglio dire, non... ovviamente per spoiler, chi deve leggersi anche la crisi sulle terre infinite normale, ci sono proprio le vecchie crisi, fare uno spoiler su un personaggio che compare, quindi non voglio dirlo, però già la copertina mi parla, ecco, la copertina normale, non la variante. Ho capito, la copertina ci niente. Parla. Ho capito, va bene. Niente, io prima o poi, quando me li accumulo tutti, prima o poi vedremo, avrò magari un'opinione mia. Crisi oscura sulle Terre Infinite Special volume 2 Warzone. È il volume 1? Volume 1 è uscito. Ma io l'ho volume preso. Volume 1 è uscito. E ti dico come si chiama, perché onesto, fammi un po' controllare. Me lo sono messo dalle... Vado a controllare come si chiama. Tra parentesi, non ho detto prima che se il numero 6 lo prendiamo tutti e due, sono, cosa sono, 14 euro a tutti e due, se non sbaglio. Si chiama Crisi Oscure sulle Terre Infinite, i mondi senza Justice League. Sai che non mi ricordo un cazzo, mi sto guardando qui attorno in camera, non mi pare di vederlo, chissà se è ancora in giacenza, non mi ricordo una sega. Va bene. Comunque, brossurato da 16 euro... a luglio, sì. Le battaglie della crisi oscura in Furian in queste secondo ed ultimo speciale, ok, quindi intanto sono due speciali, sono due speciali. E va bene, con la Justice League fuori dai giochi, la sala della giustizia ormai caduta, l'ultimo baluardo dell'umanità sono gli eroi della nuova generazione, ok, sono i ragazzini che fanno cose, ok, ma ti dico, sono sia quel volume prima che questo, sono tutti quegli archi narrativi che non entrano ovviamente nello spillatino normale e poi te lo mettono come speciale per vedere un po' cosa succede intorno ai vari personaggi, qua ai giovani, e boh, per avere una completezza, per capire meglio, poi sicuramente tireranno fuori poi l'absolute da 90 euro dove sta roba è già dentro. Sono belle queste robe perché fa un po' di, come si dice, di approfondimento, fa sempre piacere, su personaggi magari tipo Swamp Thing, che sulle testate regolari lo trovi poco, e magari vedi Swamp Thing, mio padre. Sì, sì, però sulla testata regolare c'è difficile, magari che leggendo su per me compaia Swamp Thing, qua ce l'hai, quindi vedi un po' anche l'odio. Sì, se solamente il nostro padre. Ci sta, va bene, sono 16 euro a testa a luglio. Mentre Batman 73 a giugno il 15 e il 29 il 74, sono 5, 10 euro a testa per la testata regolare di Batman. Che ci dici, come esatto. Sta proseguendo? Benissimo, allora, benissimo, adesso, sì, adesso qua è partita la gestione di Chip Zdarsky, adesso detto così non so come si pronuncia. Ok, e lui, io ho letto il primo numero della di questa gestione settimana scorsa, e sono così settimana scorsa, e mi sono veramente pisciato, è bellissimo, addirittura è acclamata gestione, quindi non so solo io che mi sono pisciato, ma sono proprio pisciato penso anche negli Stati Uniti. E la cosa che mi è piaciuta tanto, che in questo numero del rilancio, perché era proprio un rilancio in realtà, è proprio un punto di inizio per i nuovi lettori, diciamo il numero che è uscito settimana scorsa,
Mica, c'è il Batman Detective finalmente, quello che indaga. Oh, meno male. Oh, e dai. Mi son pisciato. Cioè, c'è proprio una parte in cui lui un po' mica indaga, che in questi ultimi tempi nella testata era più preso dalle minacce grosse, un po' di legnate. Però qua, boh, sono contento perché cioè, si è visto un po'. A parte che succede una roba grossissima, ma poi si vede proprio che indaga un po' e mi sono gasato. Boh. Perfetto. Mi fa molto piacere, ma soprattutto continua la storia da appendice ambientata nel passato del pipistrello con le sempre più psichedeliche avventure di Zurrenar. Raga. Ragazzi, allora questa qua io ancora non è iniziata. Dov'è? Ho iniziato io a leggere la gestione, però c'è il Batman e Zurrenar, è una roba che si va a ricollegare un po' a Grant Morrison, ragazzi, che avete detto. A quel bastardo di Morrison, raga. Vabbè, io. C'è nient'altro da dire. Ne abbiamo già parlato della run di Morrison. L'abbiamo già insultata a sufficienza. No, semplicemente no. Non è l'opera con cui partire, indubbiamente. Però interessante. Vediamo che combinano anche. E poi lo. Dimmi. Il numero 73. Perché il 74 è la gestione di, infatti se vedi è Batman la testata americana, il 73 è Detective Comics, che sì, anche sì, lì sì. È partita una nuova gestione molto molto carina, molto molto bella. Qua abbiamo Batman con i problemi esistenziali, ovviamente. Però ti dico la verità, bella, però la gestione di Zdarsky qua è, cazzo, mi sono pisciato, cazzo. Va bene, Zdarsky un fratello, abbiamo capito. Molto bene, Joker l'uomo che ha smesso di ridere, quindi continua il continuo della testata di Joker, che adesso, va bene, ovviamente hanno è ripartita la numerazione con un nuovo titolo, ma è il continuo dello spillato che c'era prima. Un nuovo lettori, io... Sì. Tu non lo stavi facendo, vero? Allora, la Joker normale no. Ok. Però mi sa che questa cosa qua, proprio sta storia che proprio si chiama L'uomo che ha smesso di ridere, mi è sembrata molto accattivante e l'ho preso. Ok. Il numero due l'ho preso. Ok, perché qua ci dicono che Joker è di nuovo a piede libero e ha organizzato un piano che potrebbe permettergli di diventare il più bestiale del paese, ma... Cosa succederà quando sulla sua strada troverà la vecchia alleata Harley Quinn e il vigilante Red Hood, determinato a neutralizzarlo? Cos'è che ti fa pisciare? Cappuccio rosso? La presenza di Cappuccio rosso? No, mi fa pisciare proprio... Guarda, io il primo ancora non l'ho letto perché ci deve arrivare, perché era sulla scorsa anteprima. Va bene. No, l'ho trovata, proprio l'uomo che ha smesso di ridere, è molto accattivante. Nel senso il titolo, tu mi dici ma titolo. Che cazzo c'hai visto, non lo so. L'hai ordinato per il titolo, allora, vabbè, boh, ci sta. Esatto, io quando ho letto Joker, l'uomo che ha smesso di ridere, dici ma perché ha smesso di ridere? Cioè, ho pensato a questa roba, lui ride, a parte che come una copertina dove ride. Si è appoggiato la lingua, cioè. No, qua ci sono scritti e ride. Però boh, si dice che l'uomo che ha smesso di ridere, non so perché mi sono detto, no, bisogna capirlo perché ha smesso di ridere Joker, boh, così. Boh. Sai, io poi sono le mie fisse. Va bene, ci farai sapere perché ha smesso di ridere con 3 euro di spillato a giugno. Batman è superuno dei migliori del mondo, l'abbiamo nominato prima, alla fine nessuno dei due lo sta facendo. L'inizio di un nuovo arco narrativo firmato da Mark Waid e Dan Mora. Okay. Così come Batman a Robin, Superman per un breve periodo ha avuto Peppe Prime qua, perché praticamente è stata tu la spalla. Sono 3 euro di spillatino a giugno. Chissà cosa lega questo misterioso ragazzo ad una celebre opera di Sisters. Non lo so neanche io, perché io ti giuro, non l'ho mai visto quel personaggio di testa in giù a Superman. Io la testa di Superman la faccio. Qua si parla a breve periodo, quindi boh, ma no. Non mi ricordo. Non mi dice nulla. Ci faranno sapere. Boh, magari hanno inventato. Se fanno sapere nei commenti o esatto. C'è stato in passato, ma. Io lo leggo da almeno 20 anni, io non me lo ricordo, quindi ho una roba antecedente o Vabbè, ci faranno sapere i gentili ascoltatori se hanno qualche info in più. Superman 49 invece 6,90 euro giugno per Peppe. Si apre un nuovo capitolo per la saga di Mondo Guerra, la rivoluzione, l'uomo d'acciaio nella necropoli perduta dove si nascondono gli antichi segreti del pianeta contro Authority, ma soprattutto le origini segrete di uno con un nome
potenzialmente ambiguo. Mongul. Stasera ho ritirato il numero 47. Ok. Oggi pomeriggio, quindi devo leggerlo. Sarebbe il numero prima di questo, perché non è 48, perché questo è Action Comics. Sì. Poi il 48, io ho ritirato il 47, sarà Superman, e questo è il nuovo Action Comics. Niente, devo leggere cosa succede. Adesso si trova sul mondo guerra, sta cercando di liberare la schiavitù dei suoi lontani, tra virgolette, parenti, o comunque il suo lontano popolo dei Kandoriani, che erano là, eccetera, eccetera. Allora ha abbandonato la Terra ed è andato là. Ah, che sarebbero i Kryptoniani di giù, fondamentalmente. Esatto. E niente, e fondamentalmente da sto viaggio tuo figlio Jonathan, gli aveva, prima di partire, gli ha detto io sono andato nel futuro, e si dice che questo sia il tuo ultimo viaggio, che non tornerai mai più. E bisogna vedere che se da qui in poi Superman... Clark nel futuro gli dicevano: guarda che Superman sparisce proprio qua, non torna più, quindi vedere che cosa succede. Quindi vedete voi cosa dovete fare. Esatto, dobbiamo vedere se va bene. Superman 49 ne abbiamo detto. Flash 38 sono 3 euro di spillatino a luglio. Per Wally West è il momento di rilassarsi un po' ed assistere a uno strano match di wrestling intergalattico. Ma che Cristo. Ma c'è cosa... anche un ring, vabbè. Bah. Sembra un ring, vabbè. Non lo so. Io non lo leggo, No, quindi... non mi farei domande. Wonder Woman 40, 5 euro di spillato a Gnugno, un'avventura di proporzioni bestiali ambientata sull'Olimpo, incredibile. L'avrei mai detto. Niente. Cioè, stavo leggendo la descrizione, una descrizione più generica di Wonder Woman. Tu dici, descrivimi Wonder Woman, tu mi dici avventura sull'Olimpo. Temishira, la regina delle Amazzoni, è pronta a proteggere le sue sorelle. Beh, avresti mai detto bestiale. No, esatto. Va bene, Justice League America di Grant Morrison, numero 11. Il nostro fratello che, come abbiamo detto, può andare a fare in culo, con rispetto, con tutto il rispetto, però può anche andare in mona. Sono 4,90€ di brossurato a luglio. Buona fortuna a chi si gasa. Lanterna Verde di Geoff Jones, che è un altro padre putativo, numero 9. 4,90€ di brossuratino a giugno. Qua si parla della guerra del Sinestro Corps. Sì, roba già detta. Tra l'altro, attenzione, Geoff Jones e Dave Gibbons, ragazzi, quindi, cioè... capito? Due nomi di un certo rilievo. Chi non ha letto questa rovina qua, questo potrebbe essere il momento di recuperarla. Raga, per carità, siamo già al numero 9. Però non è detto, numero 9 è solo una rottura di cazzo recuperarli tutti in blocco, non è detto che siano anche già esauriti, nulla vuol dire. Poi, ma sei serio? Sì, c'è il volume. Ma mi avete proprio rotto il cazzo. Lo so. E l'ho visto, poi lo potevo aspettare, ma ho proprio pensato di dire sono un dilettante, lo sapevo, perché anche qua c'è un codice. Ma tra l'altro, scusami, c'è un codice? Adesso sarei curioso di capire se questo codice... È un codice. No, ho capito, ma questo codice ti sblocca tutti gli oggetti che abbiamo sbloccato noi spillatino per spillatino? O... Per me c'è scritto per sbloccare contenuti esclusivi nel gioco, contenuti. Ma guarda che sono proprio dei cani di merda. L'han fatto. Io ho detto, vabbè, rimane lì, perché tanto ti dico lo stavo leggendo. Ma sì, che rimane lì. E proprio l'ho letto. Manca qualche numero, mi manca forse due numeri. È proprio una roba carina, ma niente di più, C'è proprio una roba legata al videogioco. Però ragazzi, non si fa così. Cioè, nel senso, ho capito per gli eventi grossi, ma Cristo, per Gotham Knights Città Dorata mi fai prima gli spillati e poi... Questa è stata proprio una mezza bastardata, sono furbi. Allora, cartonato da 21 euro a luglio per, insomma, la serie che si è conclusa da poco, insomma. Erano 5 spillati, se non sbaglio. Cioè, sì, 5-6. 5 spillati per quello che faceva un po' da prequel / approfondimento per il videogioco di Gotham Knights. A noi, non essendoci dispiaciuto il gioco, abbiamo voluto tentarla. Poi c'era il discorso dei codici nel gioco che io in realtà non ho riscattato. Ho detto che abbiamo preso, ma in realtà... I numeri sono ancora tutti blisterati, tra parentesi, è andata così. Non importa, tu ci hai detto che tu che l'hai già letto tutto quanto. Sì, mi manca tipo due numeri. Ah, ti mancano due numeri. Sì, però ci hai detto che era... Praticamente una roba basilare e carina, ma... Sì. È proprio una roba...
L'ho letta, infatti mi mancano due numeri perché? Perché visto che non hanno dato una roba così bestiale, visto che tanto finisce, perché sono solo cinque numeri, ma leggo con calma, ci ho dato precedenza ad altro, però. Cioè, tra l'altro, comunque, 5x5 sono 25, il cartonato costa 21. Sì. Cioè, porca Sì. puttana. A Ma però me. aspetta, alcuni costano 3 euro, adesso ci Ah, sono, boh, non vorrei ok. Ma sbagliare. io me li ricordavo tutti da 5 euro. Ci sta, se mi dici che Allora, poi alcuni dopo costano. controllo, però. Boh, suppongo che se uno non si è fatto gli spillati e aveva piacere ad averlo, a me verrebbe voglia di dire di. Cioè, per me sarebbe da Stacca, boicottare a è bene in prescindere. libreria. Però, vabbè, sicuramente poi sta meglio in libreria. Va E bene. magari fanno poi. già capito. Sì. Fanno il cartonato anche di come ha fatto della trilogia di Arkham con questo volume dentro, presente, no? Ah, per Limitato. forza, sì, esclusiva GameStop Comic Edition, 60, 80 Capito? bombe, Gotham Knights Buttano Comic dentro Edition. questo. E certo. Esatto, ci buttano dentro questo, ragazzi, è E perfetto. vabbè, nel Vabbè. caso per me possono anche morire tutti quanti. E va bene, qua vediamo una bellissima tavola di Superman. Molto carina, perché qua vediamo una roba che posso già immaginare che c'è il cazzo durissimo, Superman, l'uomo e il superuomo. Il superuomo. Un affascinante ritorno agli esordi dell'uomo d'acciaio. Clark Kent è arrivato a Metropoli come qualsiasi altro ragazzo, ma qualcun altro ha raggiunto la città con piani molto più sinistri. Sfruttando una tecnologia bestiale, vuole mettere in ginocchio Metropoli. Sembra una storia molto classica. Disegni di Claudio Castellini, 24 euro di cartonato a giugno. Posso immaginare, te l'avrei già preordinato in Sì. doppia copia. Allora, in realtà, quando subito l'ho letto, ho detto mia, ma di nuovo le origini. No, più o meno, non sono le origini. È appena arrivato a No, Metropolis. è appena arrivata a Metropolis, visto che già di questa roba qua non sono proprio origini, effettivamente. Però è di nuovo lui giovane. Io ho già letto Batman, Superman Terra 1, ho già letto un po' Superman Stagioni, che c'è la parte iniziale. Bello, Superman Ho Stagioni. detto boh, non lo so. Poi aspetta. E poi ho letto Mark Wolfman, no? E ho detto, ma Wolfman, e Wolfman ha scritto Crisi sul Terra Infinita dell'86. Pensa. Allora ho detto, raga, ma non si scherza, cioè, se ha scritto quello io ti sto troppo, e quindi lo Ok, comprerò. quindi potenzialmente molto interessante. A giugno ci farai sapere poi se ne è valsa la pena. Quindi sono 24 euro per Beppe. Io personalmente, io passo il grande libro di Flash che ci ricorda che a giugno abbiamo anche The Flash da andare a vedere al cinema. Oppure no, giustamente. Sono 25 euro di cartonato a giugno. Ah, tra parentesi, non abbiamo detto una cosa. Perdonatemi, passo indietro. Io lo specifico per chi ha le fisse come me. Superman, l'uomo e il superuomo è DC Library, quindi aspettatevi la E ci sgommata. avrà la Avrà la sgommata. sgommata e non la sgommata quella tutto sommato discreta che è in alto di DC Eventi, è quella per tutto il lato, quindi attenzione un po' a che cosa ordinate, a non prendervela nel culo come me. Tornando a Flash, che cosa ci dice questa cosa qua? Sarà una raccolta di storie? Tre generazioni. Allora, va bene, ci dici tre Flash, tre generazioni di velocisti, tre personaggi che hanno lanciato il mito di Flash nell'Olimpo dei supereroi. In occasione abbiamo. Sì, questo è per scoprire le storie Sì. Uno fondamentali. Sì, ok. Sai che non di sarebbe questi nemmeno male. cioè, raga, io il film, raga, visto solo Fede, no, io mi sono appassionato e voglio saperne un po' di più. Allora Cioè, ti esatto, prendi una roba del. secondo me non è nemmeno male. Io qua purtroppo mi ritrovo in condizioni di dover fare delle scelte, quindi non me lo metto in conto. Però sai che 25 euro di cartonato, raccolta delle storie fondamentali di Flash, secondo me ci penso, ci penso, DC Anthology, me la tengo lì, me la tengo lì, ci devo riflettere, secondo me è una roba da rifletterci un attimino. Volume definitivo di Flash per vecchi e nuovi fan, ragazzi. Sì. Numerosi articoli, numerosi approfondimenti, secondo me è una roba interessante, una roba interessante. E va bene, poi abbiamo Esatto. Flash volume 1, il fulmine colpisce due volte a giugno, Io. brossurato da 25 euro. Se lo possono tenere, torna una delle saghe di Flash più celebrate dell'ultimo decennio, il ritorno di Sì, Wally è quella che West. tra i reverse. Sì, esatto, precisamente, stavo per dire. E va Sì. bene, boh, se vi gasate, vi Se vi gasate. gasa. Se no, è andata così, ma poi ragazzi, 25 euro di brossurato, mi avete rotto i coglioni, sono andato troppo in basso. Flash, la morte di Iris West. Attenzione. È Ok. importante questa roba qua. Oggi c'ho su sta roba qua ho avuto un confronto, tra virgolette, una chiacchiera Sì.
col fumettaro, e mi diceva che queste qui sono storie parecchio datate. Il 59. E mi parlava che erano proprio molto molto belle. Cioè, ai tempi, secondo lui, le storie che andavano veramente, che andavano forte, era Spider-Man e Flash. Boh. Questo Flash qua. E quindi mi diceva che era un po' una roba mezzo imprescindibile. Boh, questo mi diceva, io gli ho detto, ma sì, vediamo. Boh. Però... No, però no. Se a uno piace Flash, sembra effettivamente una storia degna di recupero e di approfondimento, così anche leggendo il trafiletto, ma poi c'è la morte della moglie del supereroe, sembra una roba interessante, quantomeno. Sarebbero comunque 31 euro di cartonato a giugno, quindi ricordiamo di ordinare con consapevolezza, un po' come, sai quando si dice bevete consapevolmente, all'anteprima va usata consapevolmente, attenzione che... Sono 31 bombe a giugno. JSA di Geoff Johns, volume 5, Principi delle Tenebre per DC Evergreen. Sono 39 bombe di cartonato a giugno. Il quinto e forse più importante capitolo del ciclo di Johns sulle pagine di JSA. Mortus è impossessato del corpo del Dottor Fate e con i suoi aldilati vuole riplasmare la realtà. Nel frattempo gli altri si gasano, si stanno preparando per scassare tutti quanti. Che dire... Non me ne frega un cazzo. Lo sapevo. No, ma allora neanche io l'ho fatta perché troppa roba. Però effettivamente Geoff Johns, qualunque cosa toccava, sì, era palesemente una roba figa. Sì. Però, raga, troppa roba e JSA, ragazzi, è andata così. No, assolutamente. Dove leggiamo Geoff Johns sappiamo già che facilmente è una lettura di qualità. Comunque è andata così, anche perché poi, cioè, anche fosse 5 volumi, 39 euro, è andata palesemente così. E giusto per rincarare la dose, qua gli ultimi giorni della JSA, 34 qua... euro di cartonato a giugno. Allora, dimmi, dici, spiegaci. Roba qua, quando l'ho vista, ho detto, ma gli ultimi giorni, prima JSA, qua JSA, e ho scoperto una roba interessante. Questa qua, che è una roba che mi manca, legata alla crisi sulle Terre Infinite. E va bene. E a me queste conseguenze su che fine hanno fatto mi manca. E quindi tocca prenderlo per metterlo di fianco alla crisi, perché effettivamente mi manca, ed ero, sono proprio curioso e mi manca sta roba qua, e quindi penso che lo prendo. Le crisi di panico mi fate venire, non le crisi infinite. Va bene, no, io assolutamente salto, però sì, leggiamo sotto che appunto dopo il bordello della crisi sulle Terre Infinite, appena conclusa, insomma, ci sono tutti gli strascichi, e le conseguenze da andare ad approfondire, quindi sono 34 euro di cartonato a giugno per il buon Beppe. Allora, uno può dire, sei rimasto senza fine adesso. Cioè, hai capito lo stesso, no? Ma però, sì, raga, mi interessa capire. Ma sgrana, cazzo, ma sì, che cazzo te ne frega, sei ricco, va bene. Bruce Wayne non se ne fa problemi di questi tipi. Certo. E a proposito di Bruce Wayne, Batman Nightwatch, Cavalieri di Gotham, 18 euro di cartonato a giugno. Niente, giugno un po', cioè maggio e giugno, tutto a maggio e tutto a giugno. Va bene. Sì. Batman in azione con Robin e Batgirl dopo una massiccia evasione dal manicomio. Ci gasiamo per riportare indietro tutti i bastardi. La caccia inizio con Clayface. Onestamente, tutti gasi? Non l'ho ordinato. No, ma perché, onesto, non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire il disegno. Esatto, stavo per dire, mi sembra un disegno molto generico e una trama abbastanza generica. Sì. Anche... Io ho sicuramente passato. Boh, anche per me è da passare. Siamo tutti. Cioè, Batman. Cioè, io già. Batman super. Bravo parecchio qua. Sì, ma no, ma. Non mi sembra il caso. Secondo me facilmente ci sono robe più intelligenti da comprare a giugno. Poi, per carità, se uno vuole un'altra lettura, magari un pelo meno impegnativa di Batman, ci può anche stare. Harley Quinn volume 4, Task Force XX o Task Force 20, non so onestamente come dovrei interpretarlo. Sono 16 euro di brossurato a luglio, incredibile, iniziano le robe qualcosina a luglio. Abbiamo Harley Quinn che cerca di fare l'eroina, però
tendenzialmente va tutta a puttana. Stampe dei volumi sì. dell'anno dei spillati dell'anno scorso, le run di Harley Quinn messe condensate in cartonatino. Esatto, e no, brossurato Harley Quinn, mentre in cartonatino da 23 euro abbiamo sempre a luglio Batman, abbiamo il terzo Storie di fantasmi dopo la guerra contro Joker. Batman ha capito che si è rotto il cazzo, raga, basta, Gotham sta diventando ingestibile, mi avete rotto i coglioni, basta. Fondamentalmente pensa, è fondamentalmente uguale, cioè pensa Batman che dice raga troppa roba, cioè esatto. Va bene, va bene, molto bene. Aquaman, la cospirazione degli abissi, 16 euro di brossurato a giugno, è assolutamente andata così. Sì, no, sì, non, cioè, non ce l'ho con Aquaman. No, no, Aquaman ci sono state delle letture interessanti in passato, ma sai che non me ne frega veramente più un cazzo. È andata, perfetto, andata così. Black Manta e Arthur stranamente alleati, ma cosa li spinge a collaborare, raga? Chi se ne fotte? Plastic Man di Kyle Baker, posso solo immaginare l'imprescindibilità, 45 euro di cartonato a giugno, vediamo un po'. Plastic Man... è sempre stato sul pazzo. Riuscirà Plastic Man a ripulire il suo nome, raga, perché deve acciuffare il suo alter ego. boh, vabbè, ci faranno sapere i gentili ascoltatori se è una roba di cui pisciarsi. Io, ma poi sta copertina strecciata palesemente anamorfica, va bene, non importa, è andata così. DC, ecco, DC Omnibus, no, Batman, Disco Snyder, Greg Capullo, volume 2, 90 bombe di cartonato a luglio, buona fortuna. Absolute delle storie di New 52, fondamentalmente. Esattamente, ragazzi, buona fortuna. Noi due fortunatamente abbiamo fatto gli spillati dei tempi ed è andata così. Per carità, sicuramente un'ottima run. Se uno c'ha soldi da spendere, ci sta anche magari tributarla, però anche stiamo calmi. Guarda, e l'ultimo Absolute, erano proprio due. Sì. Perché con questo vedo cosa contiene. Sì, sì, c'è The Last Light on Earth, che era l'ultima roba, sì. Sì, era l'ultima roba che hanno fatto, una conclusione nel futuro, hanno fatto proprio fatto la fine di Batman loro, sì, che poi non è vero, però sì, insomma, si sono immaginati secondo loro, secondo la loro gestione, la fine, esatto, della loro gestione. Io di The Last Night on Earth ho anche già il cartonatino a sé stante, sì, ragazzi, data palesemente così, però sicuramente se uno non avesse nulla di tutto ciò toccherebbe, perché Snyder e Capullo è una run probabilmente imprescindibile di Batman, possiamo dire a questo punto, che sicuramente diventerà in futuro, anche sarà considerata e considerabile una pietra miliare. DC Omnibus Wonder Woman di George Perez, volume 1, 70 bombe di cartonato ad ottobre, è andata così. Esatto, Perez è quello che ha disegnato la crisi sulle Terre Infinite. Mi fa un sacco piacere, ma no, non me ne frega veramente, veramente, veramente meno di un cazzo. Vabbè, però non è Alan Moore, non è Alan Moore, dai, stiamo calmini. DC Absolute is One Thing di Wayne Reisner, 53 euro di cartonato ad ottobre. Per carità, ribadisco, One Thing, tantissima roba, però tocca saltare. Uomo, mostro, leggende in un unico volume, la ghiacciante interpretazione di questa gente quale One Thing, le prime avventure della misteriosa creatura. Capito? Una saga completa da parte di uno dei più acclamati team creativi degli anni 70, in edizione addirittura con slipcase, pensa. Sarebbe anche una bella edizione. È una bella edizione. Edizione, origini di Swamp Thing, però deve per forza essere andata così. È vero che per ora ad ottobre non c'era altro in ordine, però qua... cioè i cartonati stanno diventando... cioè cartonati costosi stanno diventando veramente troppi. Li stanno facendo per qualunque, cioè adesso ci hanno preso proprio gusto. Ma sì, perché cioè, abbiamo visto la volta scorsa, avevamo visto l'Absolute di Predator, che io ti giuro non ce l'ho ancora lì che mi giro, ma come cazzo era? No, troppa roba, dai, troppa roba. Cocco di bastardo. Niente, qua è partita tipo la gang. Aspetta, Abbiamo finito. Non lo senti tu? Sai. Bene, vuol dire che la riduzione della suppressione del rumore noise gate qua funziona bene.
DC Absolute di Preacher di Garth Ennis, porco Dio, 95 questo, pompe. Allora, ottobre. Allora, questo per me è prescindibile. Allora, io ce l'ho già, io The Preacher ce l'ho già completa, mi tengo i miei bossolatini, è una delle prime cose che acquistai 15 anni fa. Mi hanno detto, vuoi leggere una cosa fuori di testa? Sì, ecco, leggiti The Preacher. È bellissimo. Cioè, proprio, vabbè, è un po' esagerata come Garth Ennis, quindi molto volgare, però è bella. Dici due parole su The Preacher, dici due parole sulla trama. Niente, fondamentalmente, guarda, è già scritto abbastanza qua nella prefazione. Praticamente c'è sto predicatore che sta parrocchia gli viene disputata, non so se mi ricordo dallo Spirito Santo, non me lo ricordo. E niente, lui a un certo punto viene a stabilità che praticamente diventa quasi, non so, una roba tipo come se fosse un dio. E niente, e lui ovviamente chi dà la colpa a Dio di aver distrutto la parrocchia, quindi inizia a fare una caccia. E niente, davvero una roba esagerata. Poi c'è faccia di culo, che lo chiama faccia di culo perché c'è questo che c'ha la faccia e c'è un buco in faccia che sembra un... Io ti giuro, non mi ci fa pensare, è bellissimo. Io consiglio a tutti la lettura. Sembra veramente interessante, però ragazzi, capisci, secondo me diventa anche controproducente, perché se uno l'ha letto ai tempi e dice no raga, che è imprescindibile, bestiale, ci butto 100 euro, che poi non sono solo 100 euro perché volume 1, farei notare, va bene. Ma loro se loro vogliono, se l'intento, cioè così i nuovi lettori, i nuovi potenziali lettori che magari la saga si sono persa, come fai a tirarli con 95 bombe di volume 1? Cioè, ma Cristo, ma non lo so. Oh, poi magari... Io parlo, poi magari nelle riproposte c'è anche la roba più economica, sempre di prima. No, sicuramente c'è qualcosa di più economico, sicuramente c'è. Okay. Però, vabbè. Non dice cazzo che questa è bella. Vabbè, comunque, sicuramente qualcosa di interessante è sopra le righe che salterò, perché troppa roba. Losers volume 1, aprire al buio. Questa è una di quelle robe che io subito le vedo, così... Primo impatto dico wow, che figo, e poi magari una cagata, adesso scopriamo. Non lo faccio, quindi non lo conosco. Scopriamo subito, sono 34 euro di cartonato a giugno, quindi già mi sa che è andata così. Torna la serie Blockbuster che ha lanciato le carriere di quelle due persone lì. Era un'unità d'élite segreta delle forze speciali a mano inseguinata della CIA nel mondo, finché non si sono imbattuti nel cazzo che me ne frega, sai? Non me ne frega veramente niente. Fumetto che ha ispirato il film, che non ho visto. Boh. Anch'io. È andata così. Molto bene. Lucifer volume 6, Le case del silenzio. E Northlanders volume 2, La croce e il martello. Non conosco né uno né l'altro. Boh. Bestiale, Beppe. Ok, grazie. Va bene. Grazie per la tua. Sì. Per la tua. Anch'io non sono attenta. No, perché non leggo entrambi, quindi. Va bene. Non ho detto quando uscivano, a giugno, l'avresti mai detto? Molto bene. No. A luglio invece abbiamo The Conjuring, L'amante, una storia collegata alla serie di film horror di James Wan, L'evocazione dei Conjuring. Attenzione. Io non li guardo, quindi. Ma non li guardi perché ti caghi o perché non te ne frega un cazzo? No, perché non me ne frega, perché mi portano ansia. Le cose. Cioè, non so, Resident Evil sì, per esempio, che magari lo gioco, però se... Ma ti guardi tutte le storie della gente scannata, Pacciani e le bestie di Satana, e poi ti congiuri, no? No, però non so perché io ti metto in inquietudine, poi non dico che non dormo, mi viene l'ansia. Cioè, la roba vera non ti mette inquietudine, è roba finta, sì, sei il migliore. Ho capito. Va bene, ok, non è un problema. Comunque, un horrorino, perché sì, Gaza, sono 19 euro di cartonato, per noi è andata così. Topolino, amico delle guardie, si passa alla sezione Disney e si apre, vabbè, adesso al di là dei periodici del settimanale, esatto, che non è il caso di star delencare, si apre con una variant per l'Etna Comics, che ovviamente tocca prendere, sono 4,20 euro a testa.
per la variant del 3523. Mi hai detto che ultimamente c'è stato un po' di calo, sono partiti dal 3500 in poi, ma anche un po' prima in realtà, perché c'era il rilancio di Paperone. Allora, in realtà io lo faccio stabilmente dal 3500 e fino al 3512, ma quasi tutte le sole figo, c'era il destino di Paperone, poi c'è stato quello del Capitano Nemo, c'è stata gli evaporati di Topolino, sono state belle, ti dico sincero, state belle. E va bene, e poi hai notato un po' di calo. Ho notato un po' di calo, 341 è stato un po' di calo, forse perché non mi è piaciuta tanto la saga di Paperina con... che faceva le serie TV, non mi ha preso tanto. Paperina OnlyFanser. Non la fanno una serie. No, doveva fare questa serie TV. Adesso non me lo ricordo. Comunque c'è stato un po' di calo. Adesso è finita di Paperina con questo numero qua. In realtà, poi in questi ultimi due numeri c'era Paperina, ma ha messo anche la storia di. Del viaggio nelle Indie, no? Di Paperino, Topolino, sì. Eccetera, quella è stata carina. Fanno un po' di parodie di divulgazione anche storica, no? Il primo viaggio nelle sì, Indie, come sempre. Cioè, sono stato interessato, magari a scuola ero una capa di merda, non me ne fregavo un cazzo, letto così ti fai un po', comunque aiuta un po' a... Ah, chiaro, e se una scuola era una capra di merda, poi tutto si legge Topolino, mi sembra un collegamento, va bene. Comunque, dai, adesso la stessa saga di Paperina, finalmente vediamo che succede col prossimo numero. Va bene, ci farai sapere più avanti e chissà se un giorno riesco a prenderti anche io. Magari facendomi passare le fisse di dover recuperarmi ogni storia che viene citata per ogni singola vignetta, mannaggia alla brutta madonna. Leonardo, Raffaello e Dante raccontati da Topolino, questa sembra molto interessante, ma 34 euro di brossurato se lo possono tenere. Che anche se a scuola è meglio essere stati attenti a scuola. Era meglio essere stati attenti a scuola, perché è andata così. In uscita a giugno per Disney Special Books, una raccolta di avventure, fumetti. Ma sì, no, sarà il classico. Ma sì, è andata così, non c'è nemmeno bisogno. Sembra una roba interessante, però cioè, potevano anche farla. Raccontati da Topolino. Sì, raccontati dei paperi più che tutto. Dei paperi. Non ho capito. Sì. Raccontati da Topolino e poi dentro ci sono i paperi. Va bene, non è un problema. Più che tutto, che cazzo, non potevano fare un cartonato? Perché brossura? Special Books. Brossura sarà bello spesso. 392 pagine. Porca troia. Vabbè. Va bene, tanto è andata così. A maggio, qua abbiamo la riproposta, vabbè, abbiamo già visto la scorsa, Topolino sull'Oriente Express, abbiamo già visto che tu lo ordini, sei caldo come un boiler, ma sì, l'abbiamo, non mi ricordo, delle guardie imprescindibili. Io onestamente non mi ricordo se l'avevo messo nel conto della scorsa, comunque in uscita a maggio, ma soprattutto Pippo Reporter. Pippo Reporter. Per forza, imprescindibile. Sì, ma sì, me lo ricordo. Era quello di Agatha Christie. Sì, me l'ero messo. Sì, che poi in realtà doveva uscire ad aprile, ma è stato, penso, rinviato a maggio. Per quello l'hanno messo. Ci sta. Anche secondo me, roba che vale la pena fare. Ma era già nel conto della scorsa. Zombo Coffee, che alla fine ce l'eravamo abbastanza. Avevamo detto che era andata così. C'è stato uno sviluppo. Sei gasato alla fine? Alla fine, allora, io, come ho detto nello scorso video, a me sto formato non piace. Idem. Perché è un formato del cazzo. Però in realtà io scopazzo per queste storie tipo ambientali. Cioè, il tratto del disegno è molto... sembrerebbe anni 30, anni 40. Io sta roba vintage scopazzo. E quindi alla fine in un impulso di dire ma vabbè, ma ci dobbiamo confondere per 16 euro. Fanculo. Sì, tu dici, oramai, saranno quei 16 euro ci mandano in rovina, certo. E quindi farò poi quando lo leggerò. Anche questo doveva uscire a maggio. Esatto, l'hanno ritardato a giugno. Sai, se piace, non lo so, adesso dirò una minchiata magari. Però se ti piace... il Cuphead, cazzo. No? Come? No, ah, Cuphead. Sì. Cuphead. E a me piace così di disegno così, ho detto, io sta roba alla fine la prendo. E è andata così. Boh, ci sta, va bene, sono 16 euro di cartonato a giugno per il buon Beppe. Fantomius, no, La Notte e l'Alba, però secondo me io questo ce l'ho già. E di Gervasio non ti dice dove sì, ma per me ce l'hai già. L'inizio e la fine delle sabbie antiche. No, Fantomius. Nuovo capitolo.
Perché la, no, sai cos'è? Perché la copertina. No, no, stavo dicendo una cazzata. Perché la copertina mi ricordava qualcosa. Allora, fammi leggere. La collana si arricchisce di un nuovo capitolo sulle, sulle vicende del ladro gentiluomo e dei personaggi che gli ruotano attorno. Per fare luce su molti interrogativi. Tra i contenuti extra seguono approfondimenti. Sai che mi sa che è proprio una robina nuova. E mi sa che a me tocca. E sono 14,90€ di cartonatino a giugno. Okay. Per me. Okay. Tu te ne sbatti il cazzo? Sì, questo come ne sbatti il cazzo? Perché io c'ho quello sotto. Tu c'hai quello sotto che è Paper Bridge che io avevo già messo nel, avevo già messo nel, nel conto della scorsa, ma soprattutto un fantastico sotto bicchiere per gli ordini entro il 30 aprile. Ragazzi, puoi mettere il sotto bicchiere di Paper Bridge. Bestia, le serie imprescindibili numero 9. Sì, questi erano i paperi senza paperi, l'abbiamo già detto la scorsa, io rimando sì, al... esatto, dietro si vede di sfondo Fantomius, sembrerebbe. Eh no, se sono, se sono i paperi senza paperi, come fa a essere Fantomius? Lo so, però nel retro, se tu vedi la copertina nello sfondo, sembra sia Fantomius che guarda, cioè non so, lo vedi dietro Paper Bridge, cioè lui. Secondo me non è Fantomius, secondo me è un personaggio originale, non è Fantomius. Poi magari... Ah, dici? Ah, boh, potrebbe, magari... Tu dici che è Fantomius? Secondo me è un'altra roba. Secondo me è un'altra roba, perché non viene nominato Fantomius. Doveva essere una. Doveva essere una roba senza, senza i paperi che conosciamo. Cosa c'entra Fantomius? Esatto, sì, sì, lo so, però mi sembrava lui dietro. Boh, poi magari non è lui, come vabbè, lo scopriremo. Questa era una delle robe per cui avevo più hype. Ero abbastanza gasato. La notte del vandalo si chiama, cioè, capito? Del vandalo, capito? Vabbè, comunque, ricordiamoci solo che adesso, sempre per il discorso consumare responsabilmente, è una serie che inizia e poi continuerà, non si sa per quanto, perché è Paper Bridge volume 1. 11,50€ di cartonato, comunque non, non sono tantissimi. Ricordiamoci però che esce a maggio e maggio era un mese già pieno di porchi di... Sì, esatto. Però a me sembra assolutamente interessante. Porco Picato. È un po' di serie. Come porco. Allora va bene, così vicini, 12€ di cartonato a giugno, a me tocca perché io cartonatini di pick up li faccio tutti quanti. Che dire, ragazzi, cioè pick up non dovrebbe aver bisogno di presentazioni, pick up tocca. Tocca farlo, punto. Cioè qua ristampano storie di continuo e robe e queste bestia. Ma bisogna fare. Bisogna fare. Peccato che qua leggo comunque una nuova avventura fuori serie. Sì, no, 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 è una nuova, non, una nuova, non è una, diciamo, una nuova avventura. PK tocca farlo. Niente da dire. Sono 12€ di cartonato a giugno. Per me, imprescindibile. Qua abbiamo la solita carrellata di periodici, Paperino 517, Zio Paperone 60, entrambi a giugno, Paperino X 79, ragazzi non fate, cioè va bene, però fate pick up per favore. Le grandi saghe, incredibilmente, tutto non è vero, in realtà Paperini a luglio e le grandi saghe, vabbè. Ovviamente c'è il 27 poi a luglio. Grandi Classici 90, Disney Big 183, sempre tutto a giugno. 100% Mare, che Beppe quando va in Sicilia... Se... Sì, 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 me lo leggo, me lo leggo. Se lo sfoglia Catania. In spiaggia, Catania. Da Catania fa proprio del topolinea, perfetto. Per forza a luglio. E Paper Allegria... Sempre a luglio, al Manacco di Topolino, che oramai ci siamo ampiamente girati nel culo e abbiamo già ampiamente descritto i nostri rimorsi in merito. Topolino in giallo, ti pisci? No, perché non ho già il numero 7, non ho voglia di recuperarlo, quindi è andata così. E quindi palesemente è andata così. Pirati, Topolino in team, è statissima anche questo Beppe, ti devi prendere quando... Esatto. Sono proprio le letture da sotto ombrellone. Sì, sì, buone, sì, sull'aereo. Uno te leggi sull'aereo e uno sotto ombrellone. E ti casi. I cappelli di Paperopoli che io ho già ordinato. Non mi ricordo se era la scorsa anteprima o quella prima. Io me li la scorsa anteprima, mi pare. Ok, io me li sono già messi nel conto. Li ho ordinati tutti e tre perché sono caldo come un boiler. E abbiamo il cappello di Paperone di qui, qua, qua e di Paperino. E poi si passa alla parte Marvel, incredibilmente Beppe, siamo riusciti, siamo già a un'ora di registrazione. Io non so che è incredibile, siamo ancora alla Marvel, è incredibile. Bah, io non so, io come abbiamo fatto a fare un'ora
tra DC e Disney non lo so, lo sa solo Cristo. Miles Morales Spider-Man 1 Blind Pack, l'abbiamo già accennato prima, qua abbiamo di nuovo questa iniziativa che io onestamente capisco fino a un certo punto, perché poi, insomma, ci sono tre variant di questo volume di Miles Morales, che di base sarebbero 6 euro di spillato a maggio, ma abbiamo tre versioni. C'è una variant in tiratura limitata a 500 copie, una variant in tiratura ultra limitata a 50 copie e una variant una di uno. Variant di, sì, una di, uno. Di Gabriele Dell'Orto. E sarà unica al mondo. E sarà unica al mondo e non la troverà palesemente nessuno. Perché andrà a finire come la Collector di Horizon. Questa qua finirà in mano di uno che non capisce un cazzo. Guarda, ne parlavo oggi col fumettato. Cioè, perché l'ho ordinata. Hai ordinato il Blind Pack, hai ordinato fondamentalmente. Sì, 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 ho ordinato il Blind Pack. Io ne prenderò due. Uno lo apro e uno lo vorrei tenere sigillato. Ora vediamo come cazzo fa. Vabbè, comunque. Cioè, parlavamo proprio di quello che stavi dicendo tu. Cioè, figurati, lo compri il ragazzino perché è andato a vedere il film di Spider-Man nuovo che uscirà a giugno. Ma gli dico, prendo un Blind Pack e trova quella di Dell'Otto, lui non saprà. Un cazzo, cioè, magari, e la butterà poi lì insieme alla roba, le altre robe, quando in mano a una roba che oggi parlavamo così e diceva, cioè, questa qua aveva un valore penso di 1500 euro all'uscita, penso, sì, sì, cioè, sì. Essendo unica al mondo, cioè, hai veramente un tesoretto tra le mani. Però, c'è da dire che nei giorni scorsi discutevamo anche del fatto che adesso se ne è vista una piccola anteprima della variante dell'otto. E non è che fosse una roba bestiale. Adesso, cioè, la bestialità sarà data proprio dal fatto che è unica in tutto il mondo. Però non ha veramente, non ha una particolarità assurda da dire. Ci dobbiamo strappare i capelli per avere sta variante dell'otto. Perché, cioè, non è. Cioè, per essere unica al mondo, io me l'aspettavo. Effettivamente poteva essere qualcosa di più particolare, di più bello, di più. Non lo so. Non sì, lo so. Ma ne immaginavo magari metallizzata. Ma come... sì, delle robe. Come... Boh, invece abbastanza anonima. A me dall'anteprima sembra abbastanza anonima. Non lo so. E comunque adesso, ragazzi, al di là del fatto che Miles Morales è imprescindibile, perché Miles va letto a tutti i costi, Spider-Man in generale va letto a tutti i costi. Sempre per insomma, per la serie consumiamo responsabilmente, vi faccio notare che Blind Pack non è certezza di variant, cioè tu pigli Blind Pack ma poi facilmente ti capita la regular, questo sì. Spero fosse chiaro, prendi il Blind Pack o ti capita la regular o una delle variant, ma facilmente sì. Ti capita la regular, perché comunque anche le 500 copie sono già poche. Stavo per dire quello, sono poche, cioè 500 poche non sono, copie non sono tantissime, quindi no, cioè vabbè, buona fortuna a tutti quanti. Beh, io in realtà questo me lo devo mettere nel conto a prescindere, almeno una botta da 6 euro me la devo mettere, tu ne hai presi due, quindi sono 12 euro. Sì, se ne hai presi due. Vedremo come andrà a finire. Comunque, se posso permettermi, con sti Blind Pack hanno un po' rotti i coglioni. Un po' rotto il cazzo tra Blind Pack e variant. Deve scoppiare. Mi sembra, ecco, sta questa di tutte queste variant, di tutte queste. E anche, guarda, ci butto di mezzo anche tutti gli Absolute. Mi sembra una bolla destinata a scoppiare, perché mi sembra proprio un po' too much. Poi magari mi sbaglio. Vedremo che cosa succede, se si tornerà a un vagamente ad una normalità. Intanto comunque ci vediamo tutti il primo giugno al cinema, non dal primo giugno, il primo giugno, cioè qua bisogna andare giugno, al day one per forza. Sì. Deadpool numero 1 riparte, caldi come di boiler. Sì, 5 euro a giugno, disponibile anche in edizione variant da 7 euro. Sai che io Deadpool ai tempi avevo fatto, sai, quello col cofanetto fighissimo, l'anno 1. Poi però non ero mai riuscito a recuperare l'anno 2 e poi me l'ho rotto i coglioni, l'ho andato a fanculo tutti quanti. Vabbè, Deadpool, boh, sai che l'avevo fatto ai tempi per quel piccolo periodo, ma alla fine della fiera, boh, mi sono gasato tantissimo con i film, ma non mi sono mai legato particolarmente al fumetto. Non so che dirvi. Andata così. Ci può stare. Come quelli che sono legati ai film di Gunn e diversamente al fumetto, no. Sì, tu dici dei Guardiani della Galassia. Certo. Ma
ci sta, perché sono comunque film fatti benissimo, con una particolarità molto forte. Poi adesso il discorso Gunn è ancora diverso, come abbiamo detto Gunn ha dato proprio una nuova vita ai personaggi, una nuova identità anche quasi, se vogliamo. Va bene, va bene, esatto. Amazing Spider-Man numero 20 ovviamente tocca, sono 5 euro a testa e qua continua Dark Web. Che bella, che puttana. Boh, è caldo, caldo, Beppe, tutto pisciato. Io ho letto il primo numero, poi adesso si sono stoppati perché c'è l'altro crossover che è la The End of Spider-Verse, quindi abbiamo c'è Dark Web da una parte e la fine del multiverso regnesco dall'altra. Queste sono solo delle bombe. E niente, quindi è proprio molto bello. Sì, sì, sì. Ci sta, è molto bello. Soprattutto e raga, le avventure qua di Peter Parker vanno per forza lette, specialmente se si fa abitualmente una vita di merda come me. E dopodiché sempre a giugno, giustamente essendo quindicinale, abbiamo il 21 da 3 euro con tanto di Villain Variant da altrettanti 3 euro e qua sono palesemente 6 euro a testa. Sì, questa qui è la variant di Alex Ross. Tocca anche perché di Alex Ross non abbiamo anche già... L'uomo ragno. No, ho capito, sì. L'uomo ragno. Non abbiamo già anche una variant recente di Alex Ross. Sì, 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 proprio con l'uomo ragno al primo piano, quindi sì. Esatto, molto molto bene, assolutamente tocca. E tra parentesi, qua ci sarà l'inizio del finale di Dark Web. Okay. In questo volume qua. E va bene. Venom numero 15 con una villain variant, tra l'altro, anche cazzo. A di Alex Rosse. E mi sa che la variant almeno la prendo. Sono 3 euro. Aspetta, che ho sbagliato. Sono 3 euro per me. Sai, per fare tutte quelle a sto punto. Alex Ross, quello che ha fatto, lo pigliamo. Sono 3 euro, ce li butto. Tu che fai? Tu che fai? Io no, questo qui lo prendo perché è una storia legata a Dark Web, questo numero qua, quindi per avere la completezza. Solo questo penso di farlo e la metterlo poi nell'evento. Ci sta, perfetto, siamo d'accordo. Amazing Spider-Man presenta Dark Web Gold Goblin, avete quasi rotto il cazzo. Allora, quei due di prima in realtà è l'evento Dark Web, però penso che sia proprio legato proprio all'evento. Mi sa che questo qua, Gold Goblin, è solo la storia di sto personaggio che io ancora non ho visto nel Dark Web perché ancora sono troppo indietro e penso sia legato a sto personaggio qua, che per me, ti dico, se uno vuole saperne di più perché lo vede e gli intriga può anche comprarlo, ma penso che non ti cambia niente a livello di trama. E se ti gasa su Gold Goblin, qua come minchia si chiama? Ecco, come cazzo si chiama? Gold Goblin, esatto. Se no si può anche dire vabbè, lasciamolo lì, è andata così, cioè è uno di quei volumi, no, è andata palesemente così. Ma tra l'altro mi pare ce ne fosse uno anche la scorsa anteprima, e dirò quello che, se tanto mi dà tanto, avrò detto anche la scorsa anteprima, ovvero tanto è tutta roba che poi il giorno che fanno il cartonato la ficcano nel cartonato e la ficcano dentro, quindi il brossurato da 14 euro a giugno se lo possono tenere. Sins of Sinister, o Sinister probabilmente è più corretto, il nuovo crossover mutante peccati sinistri, 5 euro di spillato. Ma scusami, parte 1, ma sopra non c'è scritto volume 1, perché? No, perché è andata così. Vabbè, probabilmente tu non la fai? No, perché non leggo X-Men, quindi... nemmeno io. X-Men droppati 10 anni fa, direi che è andata palesemente così. Il grande X affresco di sinistro viene rivelato, il resto del mondo si incazza. Ah, preparatevi ad affrontare i prossimi 5 anni di universo Marvel sotto un regime sinistro. Vabbè, chissà che non sia in realtà interessante, però onestamente lo lascio lì e poi vediamo un eventuale cartonato che li possa raccogliere. Qua è mai rotto il cazzo, però gli fa Alex Ross, porca madonna. 6,90€ Villain Variant. E allora, Immortal X-Men numero 1. Spillato a giugno, c'è anche la variant di Alex Ross. Sì. Guarda, però sai cosa? Cioè, potrei anche dire... Io faccio solo dei ragni. Faccio dei ragni e basta, mi rotti i coglioni. Sì. Perché qua se vai sotto poi X-Men 21 e c'è... Pure! Jean Grey. Ma sì, Cristo Jean della Grey, Madonna. Sì. Boh, ma questo mese Alex Ross ha deciso che doveva pagare la rata del mutuo. Ha detto, sai cosa? Vabbè, è andata così. Allora, Immortal X-Men, vabbè.
Degna di nota la villain variant di Alex Ross, X-Men numero 21, come abbiamo detto non lo facciamo, ma anche qua abbiamo, volendo, 3 euro di villain variant. Eccolo lì, Wolverine. Emma Frost. Porca della madre, tutto a giugno, tra l'altro. Vabbè, non importa. Qua poi abbiamo la solita carrellata di Panini Direct. Abbiamo i Force senza 4, Marauders volume 2, Spetti del passato. Avengers 56, anche qua ovviamente abbiamo la villain variant. Niente, questo mese è proprio caldo come un cazzo di boiler. Esatto. Caldo con un cazzo di boiler. Giugno il mese di Alex Ross, va bene. Thor 32, l'invincibile Iron Man numero 3, Captain America numero 11 e Beppe qua sborra dappertutto. Sì. Ho letto l'ultimo numero questa settimana, era il numero 9, mi pare. O no, forse il numero 10, non mi ricordo. E niente, è stato un numero un po' di transizione, si è visto solo Bucky che ha preso una scelta importante, che è l'unica cosa interessante da vedere in Capitan America, immaginavo che... E niente, quindi si è proprio un numero incentrato su Bucky per vedere il piano che sta orchestrando per salvare tutti quanti. Sta un po' mettendo, sta un po' infiltrando in un'organizzazione, tanto è la sua specialità, quindi. E vediamo come va a finire. Bene, ci farai sapere poi eventualmente a giugno come procede. Sono 5 euro di spillato a giugno per Beppe. Abbiamo Hulk 14, Fantastici 4, Daredevil numero 9. Ovviamente abbiamo praticamente Hulk a giugno, Fantastici 4 a giugno, Daredevil a luglio. Punisher 13 e Beppe caldo, sono 3 euro a giugno. Sì, esatto. Marvel integrale Thor di Jason Aaron è andata così. Marvel integrale gli Incredibili X-Men 54, Marvel integrale Spider-Man di JM di De Matteis. Queste sono... I Marvel integrale sono le solite robe da farsi i recuperini eventualmente. E qua vedo una tavola che non fa presagire nulla di buono. Marvel Artist Edition Spider-Man linea di sangue. Tu hai già capito cos'è? Ce l'abbiamo già sta roba. Con i disegni di J.J. Abrams e Pichelli. Sì. E quello, okay. Erano 5 spillatini. Era interessante. Esatto. Era interessante, sai. Non era una brutta storia. Esatto. E quando adesso hanno tirato fuori sto cartonato Marvel Artist Edition, che sarà quelli, sono quelli giganti, sono quelli un po' bellini, e l'hanno accolta in un... Esatto. Ragazzi. Per me luglio, 23 euro luglio, chissà. Vabbè, chissà, vediamo. Esatto. Io l'ho tenuto in sospeso. Questo, esatto, lo tengo, direi, da tenere in sospeso, ma assolutamente da recuperare per chi non avesse preso gli spillatini ai tempi. Perché... Bella storia. Poi Sara Pichelli, mia madre, quindi sì. Assolutamente. X-Men, il Gale Infernale, 40 euro di cartonato a luglio, se lo possono tenere, a luglio fa caldino, magari per far corrente, teniamo aperta la porta in panini. Avengers senza sosta, momenti educativi a luglio, Murder World, mondo assassino, 18 euro di cartonato a luglio. Esiste un luogo nell'universo Marvel dove semplici umani supereroi partecipano a un gioco letale. Non me ne frega un cazzo. Sì, esatto. Non me ne frega un cazzo, ma chi dovesse avere informazioni in più ce le potrà scrivere eventualmente. Wasp, piccoli mondi, personaggio al centro di Ant-Man and the Wasp, Quantumania, giustamente, che è uscito e pare che abbia fatto anche incredibilmente cagare a luglio. E per quanto mi riguarda, anche questa è andata incredibilmente così. Peccato, tra parentesi, perché a me in realtà i primi di Ant-Man erano piaciuti. Boh, abbiamo deciso di mandare a puttana anche questo. E da quello che io non l'ho visto, ma ho detto che... Solo visto delle immagini che mi hanno fatto accaponare la pelle. Va bene così. Thunderbolts, centrale bersaglio a luglio. Letale Spider-Man di quartiere, la città dei demoni. Questa roba qua non lo prendo. No, non lo prendo perché... Vabbè, è scritto, una storia scritta dal cantante dei Black Eyed Peas, ragazzi. E allora sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Capito. Poi praticamente ha fatto una rivoluzionata di visitazione dark del testimoniale. Cioè, mi immagino che inizia a scannare i cristiani. Cioè, cosa fa? No, cioè, ma, non lo so. No, non... Va bene, ma deve avere un senso. Cioè, non perché questo qua ha deciso che deve... Beh, andata così. Va bene. Alla loro intersezione si trova il letale Spider-Man di quartiere. Boh, mi diventa del punitore. Vabbè. No, non lo so.
fateci sapere eventualmente se in realtà risulta essere una roba interessante, ma per quanto mi riguarda se lo possono tenere. Carnage volume 2 a luglio, all'inferno Ghost Rider volume 2 Paese d'Ombra a giugno, Doctor Strange a giugno, il Doctor Strange della Morte volume 2, la Strega Suprema e il Mietitore, pazzesco, l'immortale Hulk volume 11 Apocrifo, Miles Morales Spider-Man volume 4 Ultimatum, tutto a giugno, 29 euro di cartonato e 19 euro di cartonato. Questa è sempre la roba dei recuperini, molto comodi a chi mancassero le storie. Amazing Spider-Man gomblotto per un omicidio, 35 euro di brossurato se lo tengo. Sì, vecchie storie. Le vecchie storie. Vabbè, ma potevano anche essere vecchie storie fighe, ma 35 euro di brossurato mi ha rotto il cazzo. Non me ne frega veramente niente, basta. È andata così. Qua abbiamo la solita carrellata di Masteva, abbiamo Daredevil ed Echo e Doctor Strange. Parti di un buco. Che sempre interessante. Parti di un buco e principio e fine, tutto quanto a luglio. Spider-Man Animali Uniti, imprescindibile, ragazzi. 11. Sì, sembra una roba per ragazzini, per bambini. Se abbiamo il bimbo che dobbiamo iniziare alle storie del Tessiragnatele, Arrampicamuri, qua eventualmente potremo avere un buon punto di inizio. Marvel Zomnibus. Dai, di cosa devi dire? No, devo dire niente, cioè hanno fatto la battuta da Marvel Omnibus. Ho capito. Allora, ma tu mi dici, ma questa cosa qua, queste cose qua non le avevo cagate. Mi dici se era il caso? No, allora, è scritto da Kirkman, nostro fratello, Mark Miller, nostro fratello, Kirkman è quello di The Walking Dead. Allora, io avevo preso tre brussuratoni 100% Marvel ai tempi. Sì, me li ricordo. Ed effettivamente era carino. Sì, ma ascolta una roba. Sì. Carina, mi fa piacere. Ma abbastanza da giustificare 100 euro di Omnibus? No. No, in realtà no. Sì, allora ti dico, la cosa bella, ad esempio, sai cos'era? Che tipo Peter Parker mangiava la zia. Bellissimo. E poi si rende conto, inizia a piangere, che ho fatto, sei classiche praticamente la Peter Parker, perché si scanna la zia, se la mangia, e diventi, vabbè, niente, l'avevo trovata simpatica, che anche essendo zombie gli venivano dei morsi di coscienza, capito? E niente, boh. No, ma cosa ho fatto? Gli si mangia la zia. Vabbè, ragazzi, io... No, è una roba. No, vabbè. No, non lo so, ti giuro che non capisco, è questo che intendo, cioè prima o poi la devono finire, cioè, si renderanno conto, prima o poi si ritroveranno con una serie di robe da 100 bombe invendute, una serie di blind pack, di variant invendute, cioè, non lo so. Andata così, 100 euro di cartonato settembre, buona fortuna a chi si gasa. Amazing Spider-Man, Clark Amadeus, porco d***o. Esatto, l'ho ordinata oggi. Ho il primo. Qua c'è tutta la van, penso, di Stan Lee e John Romita. Nell'altra c'era Kirby e qua c'è John Romita. Silenzio incredibile, boppio. Sono 90 euro di cartonato a luglio per entrambi. Dio Madonna. A distanza di quanti mesi dall'altro? Un anno? Che è passato una era estate dell'anno scorso. È palesemente annuale, cioè palesemente annuale. È meno male che palesemente annuale. Comunque sì, no. Allora va bene. No? Guarda, mi ero preso male a vedere l'uscita del Punisher di Gartennis. Che l'Absurd l'hanno fatto uscire uno al mese. A momenti ne hanno fatto uscire quattro. Qua effettivamente è rimasto annuale. C'è uscito a giugno-luglio dell'anno scorso. Mi ricordo che era estate. Me lo ricordo benissimo. E adesso sto uscendo il secondo. Mi sembra di averlo ritirato ieri. Vabbè. No. Va bene, è andata così. Questo, vabbè. Vorrei dire che è imprescindibile, però la verità è che mi rendo conto che il prezzo è proibitivo. È proibitivo anche per me. Però, insomma, era una buona occasione di recupero per non impazzire a cercarsi le storie vecchie e tributarle così queste run storiche e noi ci siamo gasati.
da appassionati dell'Uomo Ragno, qua toccava. 90 bombe sono indubbiamente 90 bombe. C'è poco altro da dire, queste sono storie imprescindibili. Abbiamo Spider-Man che entra nell'epoca d'oro, però sono 90 bombe. Sì, sì, ma te lo dico subito quando è uscito il primo, perché io sono abbastanza sicuro che era l'anno scorso, 16 giugno 2022. Penso. Non un anno, sì, me lo dico, era un anno. Sì, il tempo passa veloce, effettivamente, ma mi ricordavo che era l'anno scorso. Anzi, esce un anno e un mese dopo, perché l'anno scorso è uscito a giugno. Che vita di merda. Che vita di merda, va bene. Marvel Omnibus Avengers, la raccolta e... €90, pezzo. Capito? Beh, sì, sì. Per carità, la gente con gli Avengers si gasa, però... Esatto. Immaginiamo, chissà, perché questa... No, ma effettivamente, visto quanti ne stampano, quindi sicuramente loro negli altri mesi prima hanno visto che hanno venduto. Capito. Però di tutte le robe di cui fare l'omnibus, ogni tanto vedo delle robe che non. Cioè, era il caso di fare l'omnibus, non bastava il cartonato. No. Lo so, hai ragione. No, però adesso magari dicono, magari così ci casiamo. Cioè, la gente. Poi magari gli rimane Marvel's Omnibus, gli rimane lì in magazzino. E diranno, vabbè, forse magari qua abbiamo sbagliato. Va bene, è andata così, ma magari sono io che non capisco un cazzo, è niente di più facile. Masterworks per i Vendicatori, volume 13, questo è sempre per i recuperini, ovviamente, entrambi ad ottobre, così vi gasate. The Witcher numero 1, qua passiamo alla fumettanza oltre Marvel, €4,90 di brossolatino a giugno. Non mi ricordo se tu questa roba qua ti stavi gasando. No, in realtà. Bene, no. Nemmeno io, è andata così. The Witcher, un briciolo di verità. E questo potrebbe già essere più interessante, perché qua parla di adattamento a fumetti di uno dei racconti. Però chissà se... Di uno dei racconti, sì, sì. Chissà se poi fanno anche gli altri. Vabbè. Nel senso, adattamento del libro potrebbe anche essere interessante. Già è disponibile, sono €11 di cartonatino. Vediamo. Poi vediamo. Ouroboros, ne abbiamo già parlato. È un gioco. Sì, sono €24,90 a maggio. Questa è una riproposta. Chi si gasa? Si gasa. Ah, c'è anche il cartonato. Aspetta, com'è che funziona? Ah, no, scusa. €24,90 è lo schermo di gioco. Erano €50 il manualone, fondamentalmente. Andata così. L'Eternauta. Allora io ce l'ho. Io ho già un cartonato della Madonna. Ah, okay. Tra l'altro riproposta, secondo me l'abbiamo già visto nelle scorse anteprime. Allora, io in realtà è una cosa che mi mancava, mi hanno detto tutti che è imprescindibile, forse me l'hai detto anche tu. Sì. Qua c'è la stessa edizione con la nuova cover con effetto meta, ragazzi, l'ho presa, l'ho ordinata oggi. Boh, detto l'Eternauta, raga, imprescindibile, bisogna prenderla. E buon, 40 bombe di cartonato. A giugno per il buon Beppe, no, io ce l'ho già. E purtroppo in uno di quei formati orizzontali fastidiosi. Esatto. Io oggi ne ho parlato col fumettato. E lui mi dice: ma sai che forse questa qua 29. Guarda, cioè qua ci sono le misure, non l'abbiamo visto oggi. 29,7 per 22. No, forse no. Sai che forse è di un nuovo, come dire, come la tua, forse vai. Mi sa di sì, perché. Mi sa che è di nuovo orizzontale, eh? Sì, boh. Ma tanto, ripeto, mi mancava, mi ha detto che... Cioè, parlando, mi ha detto che è imprescindibile, ho detto, ma si prendiamo. Ma sì, ci sta, se ti manca, è un bel recupero da fare. Predator volume 1, il giorno del cacciatore, 29 euro a luglio, è andata così. Alien volume 3, Icarus, a giugno, è andata così. Respawn volume 3. Numero 3. Stai facendo? No, allora, questo qui sono degli spin-off, in realtà. Questa qui è la saga di un personaggio, in realtà no, gli spin-off della serie regolare non li sto facendo perché raga troppa roba, anche perché ho visto che leggendo la serie regolare nuova, siamo arrivati al numero 4, si capisce tutto benissimo, sono solo degli approfondimenti, quindi non lo sto facendo. Boh, e l'abbiamo risolta. Teenage Fuka Minchia Tartos? Forse. No, io non lo faccio. E allora che cazzo dici? Tra l'altro 39 bombe di cartonata a giugno. Perché sono gli Absolute del
del cazzo che me ne della frega. Saga spillata, ecco, immaginavo. Ah, per carità. Va bene, American... Ma cos'è? Ma cos'è? La, serie, la conclusione della serie 20 di Mark Miller, ok. Sì, cioè, sì, questo qui non ci ho pensato un secondo. Cioè, questo qui da fare, per forza. Cioè, ho letto i primi due. Sei un po' bella. Cioè, Mark Miller non puoi, non... Cioè, Mark Miller non sbagli mai. Ma ti dirò. A te non è piaciuto? Ah no, a me non me ne frega un cazzo. È diverso, nel senso, conosco Mark Miller e tanta roba, ma American Jesus non mi è ispirato, me ne sono battuto altamente il cazzo, no, non no, l'ho letto, figa, non ho guardato niente. Cazzo, minchia, tu ma il bambino che si crede già che vive nell'incarnazione di Gesù Cristo, vedi poi come la scrive Miller, cioè, sono anche delle parti interessanti. Vabbè. E niente, babò. Vabbè, comunque, vedremo se sarà il caso di recuperare qualcosa eventualmente. Comunque, volume 3 Apocalisse, sono 15 euro. Ho messo 20 anni a farla, quindi vabbè. 15 euro di cartonato ad agosto per il buon Beppe. Qua abbiamo il romanzo di Assassin's Creed, The Golden City, e Conan la leggenda, volume 4, La canzone dei morti e altre storie. Frega una grandissima sega. I tarocchi del Necronomicon. È interessante questo, eh. Io l'ho lasciato in sospeso, tanto è settembre. Però se i disegni sono fighi... Sai che potrebbe essere interessante. 28 euro. No, guarda, è 28 settembre. Euro. Sì, perché i tarocchi del Signore degli Anelli li avevo pagati forse un po' di più. Però, ecco, adesso perdonami, mi spieghi una roba. Sì. Adesso, quello che è un po' legato all'occulto, ok, ma che cazzo te ne fai dei tarocchi del Signore? Cosa c'entrano i tarocchi col Signore degli Anelli? Ma allora... Data così. Allora, io l'ho preso perché mi piacevano un sacco le illustrazioni. Cioè, mi piaceva veramente un sacco il tratto del disegno dei tarocchi. E l'ho trovato una roba un po' particolare. Poi effettivamente, come dici tu... Non c'entra una minchia. Io in realtà l'ho fatto per... Mi piacevano, li ho presi, ho guardato un po' il retro, mi piacevano come cacchio erano disegnati, un po' particolari. Ho detto, ma sì, boh, mi sono gasato per i disegni. Effettivamente con i tarocchi non c'entra un cazzo. Fondamentalmente col discorso tarocchi non c'entra un cazzo. Cioè, li vedo proprio... I tarocchi hanno senso... Qualcosa, boh, ma anche lì magari una paranoia mia. Sì, no, nel senso, io ti dico adesso, sincero, l'ho preso proprio per i disegni che avevano le carte, non so, per gli artwork delle carte. Vabbè, non è un problema, questo esce a settembre, non penso... Questo qui non... forse più del Necronomico è magari più, giustamente più... Ma no, è proprio solo, ovviamente, essendo legato a un discorso più storie legate all'occulto, ce lo vedo sicuramente più azzeccato, cioè ci vedo più azzeccato Lovecraft che Tolkien. Poi, vabbè, sì, sì, sicuramente. Così. Va bene, non importa, comunque non mi sembra nemmeno una roba che a rischio esaurimento, secondo me, no, si può tranquillamente vedere. Qua a settembre campa cavallo, cioè, infatti l'ho lasciato un attimo sospeso. Ma sì, poi vediamo. Star Wars 28 e Star Wars Alta Repubblica 4 a giugno. No. Star Wars Alta Repubblica stagione 2, volume 1, quindi qua parte la stagione 2, numero 1 a luglio. Star Wars Visions, la riproposta che te alla fine... Sì, ti ho ordinato. No, ma scusa, c'è qualcosa che non va. Perché? Sono diventati 8 euro. Quando è la prima? Era 3 euro. Variazione, infatti. Riproposta variazione. Ma come ci va a ricordarti che costava... Perché mi aveva colpito, perché era cartonato, specificavano cartonato 3 euro. E mi aveva fatto specie perché, raga, ma cartonato da 3 euro. Infatti qua hanno variato e dicono rilegato punto Singer 8 euro. Che poi vuol dire che Singer la macchina da cucina, vabbè. Comunque, sì, vabbè, me l'hanno aumentata, è andata così, lo prendo, penso. Cioè, sicuramente, tanto ormai l'ho ordinata, quindi, boh. Hanno aumentato i 5 di No, di ma io vorrei capire, com'è che passiamo da cartonato 3 euro a rilegato punto Singer 8 euro? Cioè, mi sembra una differenza particolarmente, vabbè. Vabbè, lo sanno loro, un saluto a Panini che sicuramente ci segue. Star Wars volume 3, La guerra dei cacciatori d'Italia, giugno. Poi, vabbè, abbiamo i vari romanzi che escono a giugno, di cui non ci frega assolutamente un cazzo. Carrellata di Panini Kids, e abbiamo Lego, Simba, Hot Wheels, Barbie. L'hai visto il film di Barbie? Ti sei gasato, Beppe?
No, non l'ho visto. No. Nemmeno io, incredibile. Spider-Man Magazine, Spidey, i suoi fantastici amici, Spidey gioca e colora. Questi sono imprescindibili per i bimbi. Perché c'è i bimbi? Era Pokémon World imprescindibile. E basta. Ha rotto il cazzo. Va bene, incredibilmente, dopo 3 ore passiamo finalmente a Planet Manga. Hunter x Hunter 37 Variant, 7 euro a maggio. Tu lo fai Hunter x Hunter? Non mi ricordo. No, non la faccio. Guarda, così, io come ho già detto, Togashi ha rotto il cazzo. E per quanto mi riguarda, passiamo oltre. E tra l'altro, sai cos'altro ha rotto il cazzo? Le Variant Top Secret. Ecco, guarda, giusto per... Porca della madre. Allora, la Discovery Edition, però, un euro, questa me la piglio. Ne parlavamo oggi, tu dicevi, però raga, sì, ste Discovery Edition, che cazzo le fa? No raga, Discovery Edition, un euro, sì, Variant poi un euro. Quindi. Ma anche solo per tributare il numero uno. Boh, io mi caso. Allora, generalmente le Discovery Edition le uso per... Il motivo per cui vengono fatte, cioè, ovvero tipo quella di Chainsaw Man, non ho mai letto Chainsaw Man, c'è la Discovery Edition a un euro, lo piglio, ci provo a dare una lettura e vediamo che succede. In questo caso qua, sai, anche solo per tributare il numero uno di una serie comunque storica, potrebbero, di una serie storica che conosco già, ma comunque storica, pietra miliare, Togashi ha rotto il cazzo, però un euro glielo possiamo anche dare. Esatto. Tu conti di prenderlo? Ma un euro, ci ho pensato, tanto lo posso trovare, cioè, ne prendo sempre una carrellata. Tu dici, poi vediamo. Poi vediamo. Va bene. Star Wars The Mandalorian volume 1 con tanta di variant. No. Era così. True Beauty numero 3 in omaggio un set di adesivi, 14,90€. Ma che è successo a Fasusho e Sujin? Qualcosa li ha allontanati, ora si detestano. Capito? Ah, ma sai che forse alla fine sono due persone diverse. Se qua ne nomina due. Boh. Vabbè. No, io sai che sono, adesso mi sono appassionato, io devo capire. Devo capire. Ah, boh. Eh sì, io ho bisogno di capire se questa, se no, se c'ha il segreto oppure sono due persone diverse, bisogna capire. Perfetto. Demon Days volume unico, 12€, Cristo. Di Peach Momoko, cos'è? Il manga più sorprendente, il più sorprendente successo del 2022. Addirittura Peach Momoko mescola i personaggi Marvel con le leggende e la storia del Giappone. In che senso? In un volume unico, Thor, Tempesta, la Vedova Nera, Venom e Wolverine. 12€. Boh. Poi vediamo. Tocca capire meglio. La copertina sembra tanta roba. Sì, la copertina sembra figa, effettivamente. Numero unico. Tocca approfondire. Però basta. Marvel, qua. Secret Reverse, sì, disegnato dall'autore Yu-Gi-Oh! Ma cos'è? Sì, è una roba con le carte. No, scusami, fermati. Il creatore Yu-Gi-Oh! Fonde la sua passione con il cazzo con i supereroi Marvel. Iron Man e Spider-Man dovranno vedersela con un nemico che combatte usando uno speciale deck. Io me l'immagino. No, ma neanch'io. No. Cioè, non capisco perché. Chissà, va bene. Proprio per curiosità, questo approfondirei. Ma però. Tra l'altro 10 bombe, ma stiamo calmi con sti prezzi, porca madonna. Va bene, Windbreaker volume 2, con sovracoperta, 7€. Scuola, sì, legnata a scuola, avete rotto i coglioni, ma soprattutto sono in fumetteria per ordine entro il 30 aprile, un fantastico set di trasferelli, così puoi andare a fare il duro, capito? Te li metti, fai i tatuaggi, ti gasi. 7€, vabbè, sovraccopertato, tutto sommato per gli standard ultimamente è un prezzo che non fa nemmeno così schifo. Ma non ce ne frega un cazzo. Yu-Gi-Oh! Complete Edition numero 6, questo è sempre quel formato merdoso da Vangelo, che hanno fatto anche per iShield, esatto, da 14,90€. Allora, il manga di Yu-Gi-Oh! Per quanto mi riguarda è imprescindibile, so che è un gusto che potrebbe non essere, un'opinione che potrebbe non essere condivisa da molti. A me il formato fa un po' cagare. Io poi, da canto mio, ho già la sottiletta dei tempi. Insomma, da capire. Se ti piace Yu-Gi-Oh! Può anche essere un'idea. Sensei e Cavalieri dello Zodiaco dello Canvas, il mito di Hades 3D25. Data così, a giugno. Io spero già
andata così. Esatto. Siamo a Keiper Yaku Dangerous Buddy numero 2 a giugno. Beppe quasi casa. Ehi, Dangerous Buddy, ragazzi, per forza. Prescindibile, amore, sete e giustizia, del cazzo che me ne frega. Art Gear volume 3. Io di Art Gear, se non sbaglio, tempo addietro avevo... Ma sì, ce l'ho anche già qua in casa. C'ho qua in casa, c'ho il volume 1 che gira da qualche parte, perché volevo provare a leggerlo e non l'ho ancora letto, ovviamente. E quindi vediamo un po' sto trafiletto. Un'arena in cui si combatte in Eterno. Valhalla, luogo che profuma di cazzo, arti frantumati e polvere, ma su cui non è versata una sola goccia di sangue. Perché? Raga, perché al mondo, dopo che l'umanità si è autodistrutta nella terza guerra mondiale, è rimasto solo un essere umano, Gesù Cristo. Non lo so, non l'ho preso. Secondo me ho fatto una cazzata a prendere questo numero uno. Vabbè, vi farò sapere se mai lo leggerò, andata così. Ma più che altro, sempre a giugno, per 9 euro, abbiamo una cosa che è imprescindibile, a differenza di Hard Gear, che è Kingdom Hearts 2 Silver volume 7. Che poi è vero, è 9 euro, l'edizione è carina perché è bella, sbelluccicante, poi ogni numero ti danno una litografia, e ultimamente esatto, sono già 3 litografie, cioè, praticamente, quindi... praticamente adesso oggi ho preso un'altra litografia, è uscito il numero 5, ho preso un'altra litografia, e le litografie sono tanta roba, le litografie di Kingdom Hearts da incorniciare non sono brutte, sono belle, sono belle, io apprezzo, e qua sono 9 euro a testa. Mieruko-chan volume 4 è andata così, Skeleton Knight in Another World numero 5 è andata così, entrambi a giugno. Songot di Punteruolo qua, Beppe. Ragazzi, fumetto preferito qua di Beppe. Songot, ragazzi, mi hanno detto che era imprescindibile, ma io l'ho fatto andare così. Ragazzi, è un manua, i manua mi hanno rotti i coglioni. Raga, Asadora 7, che vabbè. Inizio Asadora 7. Inizio, allora, Asadora, esatto, perché avevano detto, ai tempi, avevano detto che era l'ultimo, ma palesemente sapevamo la che prima non era stagione. Vero. Sì. Sapevamo già che non era vero. Qua sono 7,50 euro a testa. E... io sono in pari e mi sta piacendo. Urasawa. Vabbè, Urasawa, mio padre. Allora, io in pari no, però lo stavo leggendo e mi stava piacendo anche a me. Quindi, soprattutto un ragazzino disperato arriva su una spiaggia con un borsone pieno di pasticche. Pieno di pasticche. Ragazzi, si prospetta una roba più che interessante. No, dai, Asadora direi imprescindibile. Marmalade Boy Ultimate Edition, Ultimate Deluxe Edition, volume 4 giugno. Praticamente, dimmi. Per i più Marmalade Boy, ho detto, ma che cazzo è? Poi guardo bene la copertina, dico, ma questa mi somiglia a qualcosa. E sono andato poi su Google a cercare del manga di Piccoli Problemi di Cuore. C'è anche scritto sotto, continuano i piccoli problemi di cuore. Pensa, era scritto sotto, io in realtà ho detto, ma che cazzo, sono andato a cercarmelo. Vabbè, ma raga, ma allora è imprescindibile. Lo guardavi? Ma sì, ma guarda, allora, di sicuro non me lo guardavo con gaso, ma quando passava in TV, per me, se erano cartoni animati giapponesi, io guardavo, se cazzo me ne fotteva. Ma no, niente, stanno rifacendo questa ristampa bestiale. Ultimate, cioè, come Evangelion, come... cioè, alla 10,90 euro, raga, porca puttana. È la stagione di 20th Century Boys, capito? Elevato a capolavoro, fondamentalmente. Ma magari lo è, io più di culo. No, ho capito, però anche qui... per piccoli problemi di cuore era necessaria la Ultimate Deluxe Edition come 20th Century Boys, esatto. Cioè, non è Urasawa, capito? Va bene, proseguiamo oltre. Berserk Collection serie nera 26/30, cofanetto imprescindibile, ma tanto noi vogliamo quella che costa di più perché dobbiamo soffrire. Sempre a giugno abbiamo Spriggan, l'ultimo che lo stai facendo, vero? Sì, lo sto facendo, grazie al consiglio di... al consiglio del buon Cesco. Contiene un booklet inedito in Italia, disponibile solo nel cofanetto, giustamente. Giustamente, vabbè, comunque booklet più cofanetto per 30 euro, sono 30 euro per Beppe. Qua vabbè, abbiamo gli Spriggan, cazzo ti ridi, sgrani, io non lo so a quanto sarà arrivato perché non sto tenendo il conto, lo farò poi in post, ma posso solo immaginare. Qua abbiamo gli Spriggan singoli e va bene. Mayomiro numero 7, che purtroppo ci siamo già girati nel culo, è andata così. Bentornato Alice, pazzesco, qua, numero 4, tutto a giugno. Eden Ultimate Deluxe Edition, e qua Cesco piange. 24 bombe, buona fortuna. Siamo ancora comunque, c'è 7 di 9, raga. Cioè 24 euro l'uno, fa buona fortuna veramente a chi l'ha iniziato. Moonlight Mile Ultimate Edition 3 di 5,
istanti di terrore dello spazio, capito? Non so che cazzo sia, ma soprattutto 16 euro. Sì, ma tu mi hai già consigliato il volume. Ah, di Planetes. Raga, no, sì, Planetes, tantissima roba. Esatto. No. Planetes, tantissimissima roba. No. Boys Abyss numero 7 e Scusami Dentista numero 6 a giugno. Undead Luck numero 10, Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 5-17 e per me tocca, sono 13 euro per me. Ho già detto la mia opinione su Soul Eater, invito tutti quanti a recuperare le anteprime precedenti per ascoltarla. Demon Slave numero 9, Kajin Reijo numero 9, tutto a giugno, incredibilmente. È tempo di sottomettersi. Sì, questi sono... Hai capito? Sì, esatto. Devi sottomettersi. Boh, le bastarde che ti trattano male qua. Jujutsu Kaisen Sorcery Fight numero 20. Frega cazzi, ma c'è gente che si gasa. Va bene, Blue Lock 21. Frega cazzi. Tu lo stai facendo Blue Lock alla fine? No, Blue Lock no, non lo sto facendo. Sembrava. Ho preso solo la variant 1 perché era la copertina sì, uguale ai calciatori. Quella, esatto, quella dei calciatori. Presa anche io. Atelier Witch at che il cazzo che me ne frega. Poi Arte 17. Cos'è Arte 17? È giusto mettere in pericolo gli uomini della scorta, raga. Il viaggio che sta riportando Arte a incontrare l'amato maestro Leo? No, non me ne frega un cazzo. Ma che sfacciato, numero 11. Agente 008-19. Tutto quanto a giugno. Twin Star Exorcist, Triage. Ah, quello che ti fanno a Verduno qua, praticamente. L'usuraio 41, tutto quanto a giugno. Anche qui per le opinioni sull'usuraio, per fare due parole sull'usuraio, invito a recuperare. Ma l'avevi detto. Ma io a sto punto aspetto una futura ristampa da numero 1 e per tanto la faranno. Poi si recupera. Per 41 numeri non c'ho voglia, sai. Guarda, sono tanti. Io li avevo, non so neanche quanti ne avevo. Secondo me ne avrò circa 20, sarò tipo 25. Secondo me 25 numeri ce li ho. Però a una certa purtroppo è andata così. Fa infinita. Come disegnare i manga? Bestiale, qua se qualcuno si gasa e vuole imparare qua. Si piglia 10 numeri, 24 euro cada uno. Praticamente Eden. E vi gasate. Carrellate di titoli nuovamente disponibili. Qua se proprio dovessi dirne un paio. Che cazzo, abbiamo la spilla. Abbiamo Doomsday Clock. Sono proprio i primi due che sono assolutamente imprescindibili. C'è Deadpool Samurai. Va bene, Berserk, Homunculus, Nane, Evangelion. Insomma, roba che gasa e può eventualmente gasare. Comunque, Evangelion... cioè il 2 e il 3 sì. È in riproposta, quindi vuol dire che non è più in prima edizione, cioè, allora no, perché lo specificano e nell'Evangelion tipo vedi che Berserk c'è scritto terza ristampa, Homunculus hai ragione, allora magari è solo che l'hanno in realtà l'hanno, se l'hanno, l'hanno solo l'hanno. ne hanno ancora ed è andata così. Soil, ristampe di Soil consigliatissimo a tutti quanti, purtroppo io una certa me l'ero girato ampiamente nel culo. Vagabond e bon, qua abbiamo il momento figo. Allora ecco, momento figo, hai presente che adesso vabbè, Harry Potter per ora è andata così, Super Mario sai che alla fine l'ho preso, lo so, ho sentito me lo dicevi in radio e bon. Non lo sapevo, l'ho scoperto in puntata. Sei gasato. Ma sì, ma sai perché? Tanto tempo fa, tanti anni fa, da GameStop era uscito un album di Super Mario che non avevo fatto e poi mi era rimasto lì, non avevo mai fatto. Okay. E allora questo, anche se è molto, molto bambinesco, ci sono le robe da colorare, gli indovinelli, queste menate qua. Però sai cosa? Sbatto il cazzo, lo faccio. Basta. Perfetto. Va bene. Carrellata di Naruto, Naruto Saga, Naruto Color, Naruto Cristo. No, Naruto Color l'ho detto, ma non l'ho visto. Lo sto dicendo. Questa è una raccolta unica per conoscere ciò che il manga non ha raccontato. Aspetta, ma sta roba io non so cosa sia. Il mondo di Naruto, la guida, questa è la guida ufficiale al manga. Chissà nelle scorse anteprime quante volte l'abbiamo speedrunnata, io non avevo capito un cazzo. Sì, questa è... Sì. Vabbè, chiediamo scusa in retrospettiva. Non avevo capito una minchia, probabilmente speedrunnavo dicendo no, Naruto Color, Naruto è andata così. Invece questa è la guida al manga, pensa, l'ho letto adesso per la prima volta. Va bene, Supereroe Classic, frega cazzis e...
si passa a edizioni Star Comics. Dragon Ball Ultimate Edition volume 14, sono 15 bombe per me. Sono 34 volumi, io pensavo fosse durasse meno. Non so perché nella mia testa pensavo fosse più grossa. No, è come la Perfect. È uguale alla Perfect, e tra parentesi mi sta mandando in rovina. Cioè Dragon Ball, proprio solo Dragon Ball mi sta mandando palesemente in rovina. Ma questo è un altro discorso, sono 15 bombe a giugno per me, mentre sotto il romanzo, lo prendi il romanzo di Dragon Ball Super? No, brava. Già Dragon Ball Super è una merda, mentre prendiamo ancora i romanzi basta. Ecco. Allora, Demon Slayer Another Story, spin-off sulle avventure delle colonne più amate, bene, lo sanno loro. IQ Club, abbiamo già visto, se non sbaglio, spin-off di IQ. Sì. Ah no, era Let's IQ la scorsa volta, non era IQ. Era Let's IQ, questo qui no, sì, vabbè, basta. Andata così, I Want to Be the Wall, capito? Yuriko, Yuriko è asessuale, però viene costretto dai genitori a scopare come... E lui vuole essere un... parte del categoria del ragazzo che è innamorato. Ma sono interessante, io voglio essere il muro. Capito? Boh, basta, andate così. Va bene, Your Letterbox, con oltre 10 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Webtoon. Ah, è un Webtoon? Frega un cazzo. Witch Watch. Sì. Pazzesco. One Piece New Edition, volume 99, e sono 5,20 euro per tutti e due. Quali altri record potrà ancora battere Maestro Oda? Non lo so, ma tutto sommato ha un po' rotto il cazzo ancora lui. Mashal, ragazzi, Mashal... Perfetto, non ti stai gasando con Masha? No, non l'ho fatta. E va bene. E My Hero Academia, giugno e maggio. The God of High School, Solo Leveling. Niente, qua è carrellata di manua del cazzo che me ne frega. Inuyasha Wide Edition, edizione carina, molto consigliata per chi non lo fece ai tempi. Inuyasha imprescindibile. Io ce l'ho perché imprescindibile avevo avevi fatto la blu. Come ci abbiamo la new edition di One Piece, quell'edizione lì, cioè fondamentalmente classica. Quindi tra l'altro forse l'abbiamo anche già fatto questo discorso. No, io proprio la prima sottiletta rossa. Sottiletta rossa, tra parentesi, alcuni numeri sono anche mangiati da Cristo, cioè le robe. Ha fatto un po' una vita di merda se non gli lascia, ma va bene. Non importa. Fungus ed Iron, Magical Girl Rizuka, Tunnel of Summer, The Exit of Goodbyes e il cazzo che me ne fotta Missile, Kaguya Sama, Love is War, Claymore New Edition, e sono 5,90 per Beppe. Stupenda, dico. Stupenda. Cioè, io uno di, cioè, manga li leggo, però i manga tendenzialmente li leggo con calma, anche perché ci va un po' più di tempo che lo spillato americano. Io appena in mano Claymore è una droga. Va subito. Pensa. Tanta roba. Claymore consigliatissimo. Ovviamente a giugno, perché vuoi mai. Ayakashi Triangle, anime annunciato. Quindi si gaserà chissà cos'è. Ovviamente specifico sempre che quello che speedrunniamo, se qualcuno avesse robe da dire, può anche insultarci qui sotto. Non ci sono problemi. Shaman King Flowers, 5 di 6, praticamente quasi finito, segue di Shaman King, che io però ho lasciato da parte. Detective Conan New Edition volume 30, cioè pensa, nella New Edition è già il volume 36. Porca puttana. Ma anche perché, se non sbaglio, cioè, ai primi tempi non lo stavano facendo tipo quindicinale, due al mese. Non mi ricordo. Una roba devastante. Detective Conan Zero Stie Time. Data così. Va bene, Miracle Girls, Masikama Pizzi Pizzi Edition, Vanishing My First Love, Tsubaki Cho Lonely Planet New Edition. Qua non so cosa volevi dire, facciamo che te lo tieni per te. Forse è meglio così. Va bene, What About Tomorrow, Docida. Ma non so, poi vediamo. Lullaby of the Dawn, Tokyo Aliens, Rosenblood. Pazzesco. Heavenly Delusion, Bakemonogatari, Monster Tale. Ariadne in the Blue Sky, The Ancient Magus Bride. Bakemonogatari in realtà era una roba che a me ispirava, perché c'è O Great di mezzo, che è lo stesso di Coso, di Inferno e Paradiso, che tu non ti ricordi, suppongo. No, non mi ricordo. Aspetta, no, perché ti sto cercando l'altro manga che aveva fatto, che secondo me lo conosci di più. Aspetta.
Porca madonna. Air Gear, scusami, ce l'ho fatta. Air Gear. Okay, allora sì, Air Gear sì. Okay. Non mi veniva, porco di Dio. Va bene. Air Gear, lo stesso di Air Gear e Inferno e Paradiso è tutta una sfizia di altra roba. Mi ispirava però logicamente, 18 volumi, palesemente è andata così. Ed è zero, Yuchi Oka, Yuchu Kyodai, non ce la posso fare. Fratelli nello spazio, non era più facile. Children of the Ways e Gate, tutta roba che non conosco. Echoes, Yuzaki-chan Wants to Hang Out, bestiale. Trese, The Seven Deadly Sins Collection, Dreams Factory, partiamo la roba forse un pelo più particolare, con tanto di Variant Edition, perché carina la Variant, non ce la facciamo mancare. Sembra, sai, sembra presa da Bloodborne la Variant, sembra un fumetto, sì, capito? Oliver Twist incontra Hansel e Gretel in un'imperdibile opera steampunk, vorrei dire. Vabbè, andate così. Rabbids, La Vie in Rose, frega niente. E si passa alla carrellata della Giunti. Della Giunti, che come al solito è sempre molto interessante da vedere, ma tanto poi non si ordina mai un cazzo. Da qui in poi la speedrun accelera. Logicamente, se ci perdiamo qualcosa, non facciamoci problemi a farlo notare. Ma è andata così. Astorina, e sono 3 euro. Non lo vedo, però dov'è il... scusami. Cosa? Era la pagina dopo, stavo cercando la regolare. Scusami. Sto cercando la regolare, non la trovavo. Sono 3 euro per Beppe a maggio 23. Esatto. Dimmi. Qua la roba interessante, chi può interessare, è per i 60 anni di anniversario di Eva Kent, nella pagina prima, c'è il volume Eva Kent quando Diabolik non c'era, ed è riproposto in una raffinata edizione inedita, arricchita da una delicata presenza di colore. Hanno fatto un'edizione, è già stata fatta questa storia, l'hanno rifatta un po' in maniera un po' celebrativa, ecco. Potrebbe essere interessante, visto che ci siamo già fatti il calendario. Perché no? 7,90 euro, esce a... non lo dice. Esce, si lo dice, aspetta. Non lo dice. Boh. Fa sempre piacere, va bene, non c'è problema. Ok, va bene. Target Cree, Marvel Crisis Protocol. Capito? The Asmodee. Sono dei giochi, penso. I giochi di Asmodee. Va bene, sì. Molto bene. Scurri, che io... Ah, volume 2, ma Cristo, ma no, ma perché? Ma io Scurri... Allora, io Scurri l'avevo ordinato, ma non c'era mica scritto volume 1. Adesso mi incazzo. È sempre così. Porca della madonna. L'avevo ordinato, ma io lo sapevo. No. Io lo sapevo. Guarda, da un lato spero solo che non mi sia arrivato, che qualcuno si sia dimenticato. Speriamo in un... speriamo... Tra l'altro, pensa, volume 1 è già in prima ristampa. Cioè, capito? È già esaurito. Capolavoro. Ma porca della puttana, l'avevo preso perché mi ispirava un casino, volume unico, ho detto, a parte che lo sto dicendo adesso. I poi... disegni sono veramente fighi, cioè, i disegni sono veramente fighi, sto guardando. Vabbè, me lo andrò a recuperare poi in separata sede, metterò in sovraimpressione, scopriremo se sono picciu o se davvero era sembrava volume unico. Porca troia, va bene, è andata così. Qua abbiamo la solita carrellata di minore bestiale. Bonellanza Cthulhu, Death May Die, una porta per Young Son Tot. Cartonato. È per il Songo di Punteruolo. Il Songo di Punteruolo. Va bene. La porta per Songo. Chiaro. Okay. Senza anima, Simulacri. Dylan Dog, La notte della luna piena, Nathan Never, Tex Willer, vivo o morto. Batman di... eccoci qua, Batman di Dog, L'ombra del pipistrello, 4,90 euro a testa. Tocca l'avevano per forza anni fa, tocca per forza, e non vediamo l'ora di scoprire che cazzo hanno combinato. Dylan Dog 442, sono 4,90 euro per Beppe. Dylan Dog Old Boy 19, sono 7,90 euro per me. Martin Mister 400, sono 4,90 euro per me, perché numero tondo. Il numero da collezione, sì. E quindi mi caso. Dampir 279, Dragonero Mondo Oscuro 8, tutta la carrellata dei Dragoneri. No, beh, in realtà sono solo due. Le mitiche avventure di Dragonero 8.
tutto. Nathan Never 385, romanzi e fumetti 48 e commissario Ricciardi. Qua tocca, dobbiamo iniziare a fare lo sto commissario Ricciardi. Minchia, vedi che porca troia, lasciami stare. Beh, dicono che è veramente bella. Io guarda, non ho guardato la trasposizione della Rai perché dicono che è proprio bella anche quella, anche perché l'attore fondamentalmente è uguale. Io non so se hanno preso, cioè l'attore io l'ho visto e ho detto vabbè, ma ho il tratto del disegno, che dicono che sia una delle più belle robe Bonelli che stanno facendo, come se lo Ricciardi. Boh, toccherà recuperare, toccherà recuperare. Mia sorella Giulia 2,97, consigliatissimo, vi invito a recuperare, ma a parte che non mi ricordo se l'avevamo approfondito, probabilmente ho solo detto che è imprescindibile. Non importa, imprescindibile, si avvicina al numero 300. Giulia, lettura noir consigliatissima, le storie cult. Grande storia Bonelli numero 8, che... aspetta, no, non è quello che penso io, No. Com'è che si chiamava l'altra testata, quella che gli ho chiesto? Perché forse anche era le grandi storie di GL Bonelli, forse era simile il titolo, porca puttana. Niente, non è quello che penso io, non importa. Storia del West 51, Super Tex 20, sono 4,90€ per me. Tex Classic, Zagor Classic, e va bene. Ma tra parentesi, è un po' di anteprima che... scusami, ma il Tex regolare che tu fai, lo Zagor regolare, dove sono? No, stanno continuando a uscire, però effettivamente mi ci stai facendo notare. Io nell'anteprima, cioè tu li fai, ma nel conto non li mettiamo mai, perché io nell'anteprima non li vedo mai. Effettivamente, o perché hanno un contatto particolare, non lo so, solo magari con le di... ma è strano però, perché arriva anche fumetteria. Quindi... non vedo mai... boh. No, lo fanno, li mettono. Vabbè, va bene, è andata così. Carrellata di Bau Publishing... vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Dax. Dax. Cos'è il ritorno al futuro? Dietro le quinte. 59 bombe. Per carità, ragazzi. Sì, sarà una roba. Bombe. Ma non scherziamo. Stillwater, la Coronal Edition di The Walking Dead. Ho già detto la mia in precedenza. Per quanto mi riguarda The Walking Dead, deve essere solo in bianco e nero. Bloodborne, la signora delle lanterne. Eh sì, capito? Date così per editoriale Cosmo. Sì, è la Cosmo. Io ci do già qualcuno. Ah sì, hai preso dei volumi di Bloodborne della Cosmo? Sì, ma già in passato, anni fa, i primi 2 o 3. Penso. L'avevamo fatto anche di Dark Souls. Sai, per i tempi non l'avevo preso perché non l'avevo giocato. E invece Bloodborne l'avevo giocato. Ho detto, ma sì, possiamo gasarci qua. Io l'ho visto. La signora delle lanterne sembrerebbe interessante. Ecco, l'ho lasciato in sospeso. Ho detto, vediamo. Guarda, però... ah, poi se volendo c'è il cofanetto. C'è, esatto, sotto. Esatto. Lì c'è il cofanetto Bloodborne da 1 a 5, 50 bombe. Vabbè. Capito? Va bene, suppongo sia abbastanza tardi così. Qua abbiamo i grandi maestri dell'Eros, i classici del nero italiano. Questo è per me, Sadik numero 3, sono 6,50€ per moi. Undertaker volume 5, tutti i casi. Io ho detto che cacchio wrestling. No, invece no. Palesemente no. Gannibal volume 11 di 13, sono 7€ per Peppe. Vabbè, Gen di Hiroshima, ne abbiamo già parlato, imprescindibile. Ho parlato anche in Fiera Torino, c'è sto cofanetto interessante, che sarebbe quello da prendere. Esattamente. Dylan Dock, bestiale Dylan Dock. Back New Edition, Back è imprescindibile, 9,90€. Io purtroppo non l'ho presa dall'inizio, quindi per ora sta andando così. Vabbè, Mister No, Martin Mister. C'erano tutte queste cose qua, tipo, capito, Living Corpse, Black Cat. Queste erano robe che avevamo addocchiato con Cesco. C'erano queste robe qua di quest'autore qui che sembravano malate, interessanti. Poi non abbiamo mai approfondito un cazzo. Questo, scusami, siamo arrivati a coso di qua. No, Magic Press, dov'è? Ecco, J-Pop, perché stavo cercando il buon Ayema Hiro. Eccolo qua, Ayema Hiro nuova edizione, numero 14, sono 6,90€ a testa. Ayema Hiro, ragazzi, bellissimo, imprescindibile. Carrellata di roba J-Pop fa un puttanaio di roba, sicuramente c'è qualcosa di interessante che ci stiamo perdendo. Cos'è cofanetto Grifondoro, Serpe Verde? Cofanetto di cosa? Cazzo.
che cazzo, ma dove lo vedi? Pagina 180, pagina 187, oltre il fumetto, cofanetto Grifondoro. Ah, sono i libri, i libri, ho capito. Sono, vedi, Harry Potter da 1 a 7. Te li fanno, capito, con la, capito, con la copertina della casa. Ma li avevo anche già visti, secondo me sono quelli che ho anche già visto su Amazon. Sono carini, se sono quelli che ho visto sono molto carini. 130 euro, una bella edizione, secondo me, tra l'altro ribadisco, sempre se quella che ho visto, superiore a quella con il castello, che la gente si è pisciata per quella, sì, che c'aveva il castello nelle copertine. Me... Dicevano che era la più bella. Ma secondo me sono più carine queste qua. Anche perché se non sbaglio erano cartonate. Quindi. Ma cartonate. Forse era cartonata anche l'altra. Era cartonata sopra. No, forse l'altra anche, però boh. Andata così. È andata così. Speciale action figure, Hasbro, t-shirt, tutte cose. E la verità. Speciale McFarlane. Qua Beppe magari ci sgancia un altro giallone. Tipo. Il Bat Psycho di The Flash. Le Funko Pop, e direi che anche quest'anteprima è giunta al termine. È stata lunga, è stata dura, anche perché siamo di nuovo a 2 ore. Io non so come cazzo. Ma perché raga, ce n'è da dire. Come cazzo abbiamo fatto a fare 2 ore più dell'anteprima scorsa? Io non so come. Più dell'anteprima scorsa. E c'è stata più carne al fuoco in questa, forse. C'era stato più carne a fuoco. Cioè, bello che la volta scorsa. Cioè, scusami, bello che oggi pomeriggio ci siamo guardati. Mi fa: no, ma secondo me stiamo sotto l'ora questa volta. Ma in realtà poi la DC ci ha preso pari. Cioè, poi uno dice due parole, cerca di non tenersi un attimo e fa in fretta. Effettivamente. Pace. Pace, è andata così. Uscirà. Il video uscirà l'anno prossimo. Che dire? Come al solito, grazie per averci accordato la vostra preferenza. Ricordiamo che logicamente, insomma, noi mettiamo questi conti che non sono mai definitivi, perché molte volte cambiamo idea, tipo no, ma sai, questo alla fine non lo prendo, l'altro invece lo prendo. Tipo Beppe oggi 1000 volte ha detto che cambiava idea, quindi logicamente non sono mai conti definitivi. Ricordiamo di consumare responsabilmente e di non esagerare con lo sgrano, ragazzi, perché si creano situazioni poi problematiche. E l'appuntamento è alla prossima anteprima, che sarà la 381 il prossimo mese. Buona serata. Buona serata.